Buonasera a tutti e benvenuti al terzo dei webinar dedicati al nuovo quadro europeo e internazionale degli standard per il reporting di sostenibilità. Nel giro di un mese, a partire dal 9 maggio e fino ad oggi, la nostra fondazione OIBR ha promosso tre incontri. Il primo, dedicato allo studio e alla presentazione degli standard di sostenibilità promossi del 31 marzo ed approvati in bozza il 31 marzo dalla IFRS Foundation. Poi il 23 maggio abbiamo discusso con il GRI quelli che sono i futuri sviluppi dell'utilizzo degli standard di sostenibilità con un partner e con un operatore internazionale i cui standard vengono largamente utilizzati tuttora e lo sono tuttora anche nelle dichiarazioni non finanziarie che sono oggi depositate e presentate alla Consob. E infine quest'oggi parliamo della cosa che probabilmente ci interessa di più, e cioè andiamo a discutere e a presentare innanzitutto quello che è il corpus imponente, veramente grande e importante delle bozze di standard che l'EFRAG ha approntato e che il 26 aprile ha messo all'attenzione di tutti. Un percorso lungo, articolato, che ha visto anche nel 31 maggio recentemente le Basic for Conclusions e quindi ulteriori tappe di questo cammino e che vedono impegnati tutti quanti alla redazione di risposte, di proposte, di dibattiti che poi andranno a finire e si concluderanno nell'8 di agosto, quando terminerà il tempo della pubblica per questo dibattito pubblico che potrà esserci, la consultazione pubblica aperta fino a quel momento. Io devo dire, come presidente della Fondazione IBR, che in questi tre incontri ci siamo avvalsi e ne siamo felici della collaborazione istituzionale di importanti entità, quali sono la Value Reporting Foundation, il GRI, e oggi siamo orgogliosi che a questo nostro webinar sia presente gli standard setter, e quindi l'EFRAG, impersonato in primis da Chiara Del Prete, l'OIC, impersonato quest'oggi dal nostro segretario generale, dottor Massimo Tezzon, nonché i regulator, la Consob, l'ESMA, la Borsa, Euronext e altri soggetti importanti nel nostro panorama. Il nostro webinar di oggi è di 3 ore, vi sembrerà un po' lungo, gli altri paesi lo hanno fatto di 4 ore, la Francia di 3 ore e mezzo, la Germania, ma il corpus è veramente importante. Noi, nell'approntare il webinar di oggi, abbiamo inteso mettere insieme due componenti. Da un lato, quelli che sono appunto, come vi ho detto, le componenti istituzionali, quindi i rappresentanti di queste istituzioni importantissime. E dall'altro, abbiamo inteso fare intervenire le persone che in modo diretto hanno partecipato alla redazione di questi draft. E quindi vedrete, ve li presenterò via via, di mano in mano, che interverranno a commentare i vari standard di sostenibilità, i 13 standard di sostenibilità che sono stati approvati e che sono stati promossi, coloro che hanno fatto parte della Project Task Force dell'EFRAG. E quindi sentiremo dalla viva voce di chi ha contribuito a dibattere quali sono le linee di fondo più importanti. Noi sappiamo che così facendo possiamo aiutare tutti voi e tutti noi a capire meglio questi standard di sostenibilità. E vi dirò anche che abbiamo in mente, dopo questo seminario, dopo questo webinar, di mandare a tutti gli iscritti alla nostra fondazione un link in modo che tutti abbiano contezza dei luoghi dove si possono attingere le ulteriori informazioni, dove si possono promuovere nei confronti dell'EFRAG le proprie opinioni, le proprie idee, dare delle indicazioni. Ma noi stessi, come Fondazione IBR, saremo felici di ricevere le vostre indicazioni o suggerimenti o riflessioni, perché vorremmo nella presentazione e nelle risposte che la stessa fondazione vorrà offrire all'EFRA tenere conto di quello che voi ci direte. Ecco, questo per dare inizialmente il senso di tutta questa incontro che abbiamo oggi. E per non far perdere tempo, ma per iniziare subito, anzi in anticipo, allora do la parola immediatamente alla dottoressa Chiara Del Prete, quale keynote speech. Chiara Del Prete è qui con noi, non già nella sua veste di chairwoman del TAG dell'EFRA per il financial reporting, ma nel suo ruolo di acting chair del Sustainability Reporting TAG, e
E ci parlerà quindi, chi meglio di lei potrà parlarci, degli standard di sostenibilità dell'EFRA, finalità, caratteristiche, architettura e la cover note degli standard di sostenibilità. Chiara, la parola è sua. Prego. Buonasera a tutti, grazie all'OIBR per questa opportunità. Siamo veramente in un momento importante di scambio, quello che noi chiamiamo outreach, quindi un momento di presentazione e di raccolta degli input sui diversi territori e diversi stakeholders. Una premessa relativamente a cosa fa l'EFRAG e cosa non fa l'EFRAG. L'EFRAG è delegato dalla CSRD per la scrittura di questi standard come normativa di livello 2, so level 2. Quindi questo vuol dire che noi non siamo uno standard setter diciamo rotondo, ma ci muoviamo all'interno di un potere delegato dalla Commissione europea. Gli standard entrano in vigore poi come normativa secondaria. Questo vuol anche dire che noi ci muoviamo con una serie di vincoli rispetto alla normativa primaria, perché la normativa secondaria non può contraddire, ma deve necessariamente implementare. Quindi quando ci manderete i commenti, è importante anche che voi sappiate se state commentando qualcosa su cui l'EFRAG può fare qualcosa, oppure qualcosa che è già nella CSRD e quindi noi non possiamo farci praticamente nulla. In particolare, qui vedete in questa slide nella CSRD, l'elenco delle cosiddette reporting areas, quindi quali argomenti è necessario coprire in questi standard. Chiara, scusi, ce la metti in modalità presentazione, forse la vedono tutti più grande. E va meglio? No, è uguale a prima. Comunque niente, vada pure avanti, grazie. Non saprei cosa più fare, io la vedo come piena. Come pieno schermo. Ok, ma noi ci faremo carico di guardarla bene, grazie. Ok, quindi dicevo, reporting areas include business model e strategia, obiettivi e progressi rispetto agli obiettivi stessi, il ruolo degli organi di governo, le policy, la descrizione di due diligence, impatti lungo la value chain, azioni per rimediare a questi impatti, i rischi e il management di questi rischi, gli indicatori, gli intangibili, importante menzione all'interno della CSRD, per il momento non del tutto incorporata negli standard, ci lavoreremo in futuro perché la PTF ha ritenuto che ci fossero elementi più urgenti da affrontare rispetto a questo. Assessment della materialità, il processo per l'identificazione delle informazioni da riportare, su quali orizzonti, breve, medio e lungo, e lungo la value chain, che comprende sia le operazioni own operations della società, sia anche i suoi fornitori, prodotti e servizi, relazioni di business, l'intera supply chain. Quindi tutto questo è già nella CSRD. Ciascuno di questi elementi si applica poi alle tre dimensioni, environment, social e governance. Importante anche coprire tre livelli, livello sector agnostic che è valido per tutte le società, le undertaking appartenenti a tutti i settori, sector specific obbligatorio per le entità che appartengono ad un settore in particolare, e poi entity specific, simile all'approccio dell'IFRS, qui intendo financial reporting, quando un elemento è materiale ma non è contenuto nell'ambito delle disclosure obbligatorie, è necessario comunque coprirlo. L'approccio della double materiality e l'importanza di avere informazioni connesse con financial reporting. Altro elemento sempre nella CSRD, si tratta di sustainability reporting standards che sono obbligatori, quindi vuol dire che non è necessario un meccanismo di adozione, ma sono già obbligatori una volta che viene emessa la normativa come delegated act. Lo scopo di applicazione è allargato a tutte le società cosiddette large corporate.
e quindi con più di 250 impiegati, oppure un totale di bilancio superiore a 20 milioni e turnover superiore a 40. Tutte le società quotate nei mercati regolamentati, eccetto le micro imprese quotate. Viene anche deciso dalla CSRD dove dobbiamo mettere questa informazione, nel management report, e che questa informazione sarà accompagnata da una tassonomia digitale, quindi nasce già in qualche modo digitalizzata e sarà soggetta ad una moderate assurance e in un percorso di avvicinamento nel futuro ad una reasonable assurance, quindi requirement di audit. E si prevede anche di avere uno standard da applicare in maniera volontaria da parte delle small and medium enterprises. Un altro elemento che la CSRD ha fatto è poi di dettarci la lista degli argomenti da coprire negli standard stessi. Quindi per esempio per il social, equal opportunities, working condition, human rights, per la governance, una lista di elementi che poi sono andati ad informare quello che vedrete oggi essere G1 e G2, i due standard sulla governance. È importante anche un altro elemento, l'allineamento con le prassi internazionali, l'allineamento con tutte le altre direttive europee che applicano in materia pertinente di ambiente o di società o di governance, e l'allineamento con le altre iniziative che costituiscono il Green Deal, prima tra tutte la tassonomia e la Sustainable Finance Disclosure Regulation. Quindi vogliamo degli standard che vadano a sedersi all'interno di una giungla di altre direttive, definizioni, eccetera. Quindi il lavoro della task force è stato quello di andare a mappare tutti questi touch point e di mettere ordine attraverso questi requirement. Voi capite bene che tutti questi sono dei vincoli per noi. Cioè dei vincoli o delle opportunità, se volete, però sono tutte delle cose su cui l'EFRAG non può in qualche modo intervenire. Cosa ha fatto la task force? È partita nel gennaio 2022, l'ultima fase, perché vi ricorderete che già nel marzo 21 era stato emesso un rapporto che era frutto della precedente fase, che si chiamava roadmap, quindi già nel marzo 21 avevamo la roadmap per impiantare l'architettura, eccetera. Quindi questa ultima fase è cominciata dal gennaio 22 per la stesura vera e propria degli standard, con una serie di working papers che sono stati resi pubblici man mano. Scusa se la interrompo, ma dall'audience sono tanti, perché abbiamo 250 persone che in questo momento ci stanno seguendo, ci dicono che non riescono a vedere le slide successive alla prima. Allora probabilmente deve uscire, metterle in modalità, ecco, presentazione, poi rientrare con quelle. Chiedo scusa, ma per favorire l'audience volevo fare questo. Grazie. No, va benissimo, mi scuso. Va bene adesso? Non hai modalità presentazione. Le avevo condivise con qualcuno di voi della regia, sì. Le volete? Sì, sì, magari adesso vediamo se... prova a fare F5. No, non ce la fa. Va bene, allora vediamo se riusciamo noi a farlo, perché dato che sono molto belle, molto importanti, gradirei che potessero seguire i nostri amici attraverso... Le vedete adesso? No, è sempre rimasto sotto. No, io suggerisco che le condividiate voi a questo punto. Ecco, va bene. Ce le avete? Sì, arriva. Eccolo qua. Andrea è in grado di metterli in modalità così. Bene, perfetto. Adesso si dovrebbe vedere. Magari vado avanti a raccontarvele intanto. Sì, no, basta dire la prossima e noi andiamo avanti. Allora, siamo adesso alla slide 6. Perfetto. Perfetto, allora quindi queste sono le copertine dei 13 documenti di Exposure Drafts a cui si aggiungono, rilasciate il 31 maggio, le appendici, le basis for conclusions, molto importanti perché spiegano quello che è stato il percorso seguito dalla task force nella decisione di definire determinati contenuti, e spiegano anche in che modo le numerose iniziative internazionali ed europee, pubbliche, private, gli standard setters, eccetera, sono state prese a bordo. Quindi vi danno anche una buona visione della compatibilità. Prossima slide.
Le caratteristiche di questo exposure draft, prima di tutto, sono provvisorie perché in qualche modo potrebbero subire dei cambiamenti a seguito dell'approvazione finale della CSRD. Secondo punto, tengono in considerazione tutte le leggi e iniziative europee, vi ho parlato della tassonomia, della SFDR e di un'altra serie di norme europee, tra cui importante anche la Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Tengono conto delle iniziative di reporting europee e internazionali, hanno un'architettura che è disegnata per assicurare un'informazione logicamente articolata, vi spiegherò nella prossima slide, coprono tutti gli argomenti della CSRD e costituiscono un primo passo perché poi altri standard seguiranno, ci sarà uno standard per le small and medium enterprises, ma anche una serie di standard per ciascuno per i settori, per ciascun settore. Certamente durante la consultazione siamo interessati a conoscere opinioni relativamente alle opzioni di phase-in, cioè quali disclosure requirements potrebbero essere eventualmente rimandati di un anno in modo da comportare, da consentire alle società di scaglionare un po' il loro sforzo. Prossima slide. Questa è un overview di come sono composti. Abbiamo due standard, ISRS 1 e 2, cosiddetti cross-cutting, cioè con contenuti che sono validi a livello generale attraverso tutti quanti i tre temi, I, S e G, e coprono dei principi generali di redazione e dei disclosure requirements, quindi dei contenuti di disclosure di carattere generale. Gli altri standard, abbiamo 5 standard per environment, 4 per social e 2 per governance, e poi abbiamo le appendici. Importante notare le appendici perché il contenuto è molto vi aiuta molto a comprendere come si naviga in questi disclosure requirements, come sono stati incorporati i requirement delle CSRD, dove trovare i principal adverse impact indicators della SFDR. Siamo messi in termini di comparabilità con la TCFD e con l'IFRS e anche quali sono i termini, il glossario e gli acronimi utilizzati. Prossima slide. Questa è la cosiddetta regola del 3, quindi seguendo la roadmap di marzo 21, l'approccio è estremamente logico, con tre step, tre layer, tre aree di reporting e tre topic, molto facile anche da ricordare. I tre layers ve li ho spiegati: sector agnostic, sector specific, entity specific. Sector agnostic valida per tutti indipendentemente dal settore, sector specific valida per tutti all'interno del settore e si aggiungono ai sector specific, quindi è un approccio progressivo. Entity specific valida soltanto per l'entità a livello di specific facts and circumstances che la società deve considerare e integrare per fornire un'informazione completa, quindi faithful representation. Questi tre layers si applicano a tre reporting areas, la prima è quella dei cross-cutting, la seconda è quella delle implementation e la terza performance measures. Implementation e performance measures siedono all'interno degli standard topical, quindi ISG. Cross-cutting ne abbiamo solo due, validi per tutti quanti i temi. Tre topics, environmental, social and governance, e il tutto appunto nell'ambito dell'applicazione della double materiality. Prossima slide. Questa è la lista dettagliata degli standard, vi ho già detto tutto da questo punto di vista, possiamo andare alla prossima. Ok, questa è un'illustrazione di come nella opzione preferita dalla task force gli statements di sustainability, quindi il report vero e proprio, la struttura che questo report avrebbe. Quindi c'è una prima parte che raccoglie le informazioni di tipo cross-cutting con l'identificazione di quali di disclosure requirements specifici bisogna coprire, una seconda parte che riguarda le informazioni sull'ambiente, una terza sui social, una quarta su governance. Questo è solo un'illustrazione per farvi comprendere che l'ambizione qui è andare a strutturare un pilastro che sia altrettanto completo e robusto e affidabile rispetto al financial reporting, che quindi ci sono anche all'interno dell'ISRS 1
delle opzioni dettagliate per la redazione degli statements. Prossima slide. Questo è il rapporto con la fondazione IFRS, in particolare con l'ISSB, lo Standard Board. Abbiamo avuto un dialogo continuo durante le fasi della PTF, che continua ancora adesso. EFRAG è membro di questo Jurisdictional Working Group, il cui ruolo è di migliorare la comparabilità tra la Global Baseline e le iniziative giurisdizionali, evidentemente quella della Commissione Europea dell'EFRAG è considerata tale. E c'è stato questo statement congiunto a maggio, in cui i rappresentanti di SEC, EFRAG e ISSB hanno riconosciuto che ci sia un significativo livello di compatibilità tra le loro rispettive proposte. Ora questo dialogo bilaterale continua, con l'obiettivo di ridurre, migliorare ancora di più la compatibilità. Se volete un dettagliato confronto tra i rispettivi standard, lo trovate nell'appendice numero 5. C'è però una cosa da dire, che la compatibilità deve tener conto delle peculiarità europee. Vi ho parlato di quella lista di direttive. Banalmente, quelle direttive definiscono una serie di termini, anche in termini di terminologia, che noi europei siamo obbligati ad utilizzare. Vi ricordo che siamo in un livello 2, non possiamo contraddire il livello 1. Quindi noi stiamo facendo tutto questo lavoro per cercare di avere il miglior allineamento possibile, però ci sono una serie di vincoli per costruzione che non potremmo comunque aggirare, per non parlare poi del bisogno di coprire la prospettiva della double materiality. Quindi parliamo non di allineamento, ma di compatibilità. Compatibilità vuol dire che il nostro obiettivo alla fine di questo percorso è, per le società che applicano gli ISRS, di poter dire che sono anche compliant con gli IFRS. Stiamo lavorando con questo obiettivo. Prossima slide. Qui vi faccio vedere la compatibilità tra la TCFD e la IFRS S1 per quanto riguarda la struttura. Sapete che sia TCFD sia IFRS S1 hanno 4 pilastri: governance, strategy, risk management, metrics and targets. Come questi 4 pilastri sono stati declinati all'interno della struttura ISRS? Vedete che la governance trova il suo reciproco nel cross-cutting, strategy la stessa cosa. Mentre per quanto riguarda il risk management entriamo in un livello successivo. Quelli che vedete nel bullet point sono i contenuti all'interno dell'IFRS S1 di risk management. I primi 2 punti, che riguardano l'identificazione di risk opportunities, sono coperti nell'ambito dei cross-cutting dal materiality assessment dei impacts, risks and opportunities, mentre tutti gli altri sono a livello di implementation e quindi siedono nel topical standard. I metrics e targets trovano il proprio omologo a livello di performance measures. E la ragione per cui abbiamo adottato questo approccio all'architettura è che sembrava essere alla PTF il più logico per consentire una copertura di tutti i topics. Cioè, noi non stiamo soltanto coprendo il clima, come per esempio la TCFD o la IFRS fino ad oggi, ma stiamo andando a scrivere un approccio enciclopedico che può in qualche modo essere valido per tutti quanti gli standard. E quindi questo è apparso alla Project Task Force il modo più logico per procedere. Prossima slide. Questa è la timetable che, a meno di cambiamenti nelle prossime settimane dovute all'approvazione definitiva attesa della CSRD, noi dobbiamo seguire. Quindi stiamo lavorando con l'ipotesi di emettere gli standard, di rilasciarli in bozza alla Commissione Europea nel novembre 2022, e quindi lavoreremo dall'8 agosto al 15 novembre per analizzare tutti i commenti che voi ci invierete. Particolarmente importante che ce li inviate via survey, perché questo solo consentirà l'operazionalità di tutti i passaggi successivi. Oltre all'analisi delle lettere, ovviamente sia il TAG sia il board faranno una lista, si metteranno d'accordo su una lista di cambiamenti da fare agli standard, questi cambiamenti stessi verranno processati entro la metà di novembre. Capite bene, se per chi di voi è familiare con i processi di standard setter, che livello di ambizione
sottende tutto questo approccio. Quindi siamo insomma, pronti a fare del nostro meglio, come l'abbiamo già fatto fino adesso, ma è veramente molto, molto sfidante. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. C'è poi un processo di validazione a livello della commissione stessa, che prenderà più di un semestre, per poi arrivare alla fine del primo semestre dell'anno prossimo con l'emissione, l'adozione vera e propria della norma. Prossima slide. Due parole sulla consultazione. Che cosa ci interessa sapere da voi? I vostri input relativamente alla significatività, relevance, dell'architettura, di come abbiamo implementato i principi della CSRD e in generale del contenuto di ciascun exposure draft. Ci interessa poi sapere quali sono le vostre opinioni circa possibili opzioni di phase-in, quindi quali disclosure requirements dettagliati si possono rimandare. Questi primi due punti sono coperti da una prima parte della survey. La seconda parte della survey copre il punto 3, l'adeguatezza di ciascun disclosure requirement, quindi abbiamo delle domande estremamente granulari, uno per ogni disclosure requirement. Siete liberi di scegliere se volete rispondere a tutte le domande oppure selezionare su quali disclosure requirement volete fornire un'indicazione. Tutti gli input sono benvenuti a condizione che arrivino dentro la survey. Prossima slide. E vi ho già parlato delle appendici, che sono un importante complemento all'informativa. Usate anche le basis for conclusions, perché sono molto molto utili a capire veramente come interpretare gli standard. Non stiamo chiedendo domande sulle small and medium enterprise e sui settori, questo verrà in un secondo momento. E siete ancora in tempo a partecipare agli outreach, ci sarà anche un evento congiunto con l'OIC il 5 di luglio a Roma, e abbiamo ancora aperta una call for preparers, i preparers che vogliano partecipare a discussioni in un focus group circa il livello di usability di questi standard. Abbiamo la call per preparers ancora aperta fino al 13 di giugno. Penso di aver finito? Prossima? Esatto. Sei muto, Alessandro. Eccola qua. Grazie, dottoressa, stavo dicendo, per la presentazione così ampia che ci ha dato proprio un'idea piena. Ancora in mute? Non mi sentite? Io pensavo di... Scusatemi, ma io vi devo lasciare. Sì, sì, la sentiamo, perfetto. Allora, mi dicevo, questa presentazione così ampia che ci ha dato modo di capire l'impostazione e anche quello che l'EFRAG si attende da tutti coloro che partecipano al processo. E ricordo, saluto la dottoressa che ci deve lasciare perché ha un impegno adesso, ha un altro webinar, è molto impegnata con l'EFRAG, grazie molte. Ricordo solo che insieme all'EFRAG e sempre all'OIC ci sarà un evento il prossimo 15 giugno organizzato sempre dalla Fondazione OIBR con l'EFRAG e l'OIC, che andrà a proporre un outreach di discussione sul discussion paper Better Information on Intangibles, il tema degli intangibili che, insomma, abbiamo visto prende corpo sempre di più anche a livello di EFRAG. Quindi vi daremo, sia l'EFRAG, sia l'OIBR, sia l'OIC daranno pubblica informazione di questo, ma già dato che abbiamo oltre 250 persone che stanno seguendoci, forse 300 in questo momento su 500 iscritti ci stanno seguendo, intanto diamo questa informazione in modo tale che tutti quanti lo possano sapere il 15 giugno alle 15 per parlare di intangibles e del discussion paper dell'EFRAG. Grazie, dottoressa Chiara. E allora passo al relatore successivo, che è il dottor Massimo Tezzon, segretario generale dell'Organismo Italiano di Contabilità, con il quale abbiamo intessuto un vivo rapporto di collaborazione per questo seminario e così pure lo avremo per il prossimo. E il dottor Tezzon e l'OIC è qui ricordando a tutti quanti che la legge del 28 febbraio del 2022, numero 15, ha dato un mandato molto forte all'OIC anche sul tema degli standard di contabilità, di sostenibilità, e quindi proprio in questa veste lo abbiamo chiamato perché ci possa spiegare che cosa? Ci possa spiegare il ruolo dell'OIC nel processo di standardizzazione europea del reporting di sostenibilità. Massimo, a te la parola, grazie. Grazie Alessandro, grazie di questo invito.
Per spiegare il ruolo dell'OIC devo riprendere un po' del percorso che prima ha illustrato Chiara per quanto concerne l'EFRAG. Cioè l'EFRAG è stato sostanzialmente coinvolto dopo circa 20 anni di attività svolta esclusivamente sulla materia finanziaria, è stato coinvolto sulla sostenibilità con una serie di iniziative che prendono il via intorno al 2018, con la costituzione del lab, con la costituzione di gruppi di lavoro che dovevano e che hanno affrontato tematiche specifiche, soprattutto nell'ottica nella quale si inserisce anche un'importante ricerca che è stata fatta sempre intorno al 2019-2018-2019, nell'ottica di verificare come l'informazione non finanziaria già obbligatoria da qualche anno veniva resa. E l'esito di questo monitoraggio ha indotto la Commissione ad un intervento normativo, come si definisce, ambizioso, nel senso che è molto vasto, è molto dettagliato anche come norma di livello primo, creando in questa maniera quei presupposti ai quali Chiara faceva riferimento per giustificare in qualche modo l'ampiezza degli standard, e questo, diciamo, questa iniziativa normativa ha previsto al suo interno questo ruolo dell'EFRAG, che non è di standard setter, ma di proposta degli standard, che poi verranno emanati appunto con atti delegati da parte della Commissione Europea. Ora, l'OIC è coevo alla Costituzione dell'EFRAG, che risale al 2001, è sempre stato all'interno dell'EFRAG e, come altri national standard setter, ha reputato assolutamente opportuno, sotto il profilo strategico, occuparsi anche di questa materia della sostenibilità, direi soprattutto in nome di un obiettivo che non trascurerei, e che è quello del Comprehensive Corporate Reporting, alla cui base c'è l'interconnessione tra l'informazione finanziaria e di sostenibilità. È un tema molto delicato, è un tema da molti evocato, lo stiamo verificando nel lavoro che stiamo facendo adesso di analisi e studio degli standard ai fini della consultazione, e effettivamente sta ponendo, come dire, riscontriamo che è stata dedicata molta attenzione a questo profilo, ma tuttavia ci sono degli aspetti che vanno, secondo me, approfonditi, richiesti chiarimenti, e certamente faranno parte dell'esito della consultazione. Il fatto che la materia della sostenibilità si trovi associata a quella finanziaria, poi tra l'altro non è neanche un modello isolato. Se noi consideriamo che la IFRS Foundation ha preso la stessa strada, e così come noi, anche altri national standard setter, evidentemente questo obiettivo di interconnessione è molto forte. Noi in questo momento siamo impegnati, scusate Alessandro, tu prima citavi la legge che ci ha dato questo ruolo nel campo della sostenibilità, è vero, è stata importante, tuttavia la sua funzione e soprattutto, se vuoi, anche da un punto di vista amministrativo, il fatto che, come sapete, l'OIC è una fondazione di diritto privato che si regge su un finanziamento misto tra pubblico e privato, il pubblico è rappresentato dal contributo che le imprese versano all'atto del deposito dei loro bilanci, e quello privato è rappresentato dal contributo dato dagli stakeholders. È evidente che per come dire, sostenere questo sforzo anche nel campo della sostenibilità sarà necessario un ampliamento del budget.
e quindi era anche necessario poter avere una base giuridica per eventualmente aumentare il contributo e quindi il budget stesso, il contributo delle imprese e quindi il budget stesso dell'OIC. Dicevo, siamo adesso impegnati nel lavoro di consultazione. Devo dire che si assiste a questa forte accelerazione voluta dalla Commissione che ha sempre fatto, questo è, come dire, è evidente a tutti, della sostenibilità un importante obiettivo politico. E in nome di questa importanza ha impresso un'accelerazione ai lavori dell'EFRAG molto forte. Il punto più evidente, come dire, l'elemento più chiaro di questa accelerazione è dovuto al fatto, lo diceva anche Chiara, che il lavoro che è stato fatto dalla task force per la preparazione di questi standard non poggiano su una base giuridica solida, cioè la direttiva non è stata ancora definitivamente approvata. E questo non è un elemento, diciamo, né marginale né tranquillizzante. Prima di tutti perché, insomma, il fatto, per portare un esempio concreto, ESG, la G, è stata declinata attualmente negli standard come è prevista nella bozza di direttiva dell'aprile del 2021, cioè a tutto campo. La governance a tutto campo. C'è una, nell'ambito del trilogo, è stata, come dire, avanzata soprattutto da parte del Consiglio, ma non contraddetta dal Parlamento, l'idea di circoscrivere la governance alla sostenibilità. Noi non sappiamo ancora come sarà l'esito finale, ma se l'esito fosse quello della sostenibilità, è chiaro che ci saranno delle conseguenze nella stesura dello standard, e questo fa nascere un'altra preoccupazione, e cioè la preoccupazione che nei ristrettissimi tempi che prima abbiamo visto descrivere, in cui il TEG e il board di nuova costituzione dell'EFRAG si dovranno occupare di questi standard, e chiarisco questa mia espressione, in questo momento il TEG e il board dell'EFRAG neocostituiti, quindi l'EFRAG in qualche modo ha anticipato, diciamo, la nuova governance ancora prima che la direttiva formalmente lo riconosca come standard setter, tutto in nome di questo obiettivo primario di accelerare le cose. Ebbene, i neocomponenti, il TEG e il board, non hanno assunto e non potevano assumere alcuna responsabilità nella messa in consultazione degli standard, perché questa responsabilità in qualche modo si fa carico alla task force. Loro però saranno, al termine della consultazione, chiamati ad approvarli questi standard. E che cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere, allora, con certezza accadrà che avranno circa un mese e mezzo, due mesi a disposizione per valutare l'esito della consultazione, che sarà, immagino, abbastanza ponderoso. Ma potrà anche accadere che a seguito della consultazione o a seguito soprattutto a seguito di eventuali modifiche normative apportate al testo della direttiva, potrebbero esserci delle novità. Una l'ho detta prima, quella della governance, potrebbero essercene delle altre. E in questo caso le modifiche che questi due board apporteranno non saranno più sottoposte a consultazione, ma avranno un contenuto definito. Insomma, sarebbe forse auspicabile che, almeno per quanto riguarda la massa degli standard, isolando, se volete, il clima, forse si prefiguri, si possa disporre di un tempo maggiore, non solo per la consultazione, ma anche per la loro approvazione, per consentire, insomma, un'approvazione, direi, più meditata da parte di questi neocostituiti board.
Io vorrei, in chiusa di questo mio intervento, toccare un altro tema di fondo, già toccato da Chiara, cioè sullo sfondo di questa vicenda c'è l'iniziativa della IFRS Foundation. E ci ha spiegato Chiara quali sono gli obiettivi, ci ha spiegato qual è il parallelo lavoro che è stato fatto. Vorrei aggiungere che a questo parallelismo tra EFRAG e IFRS Foundation, come sapete, si è aggiunta anche la SEC, la quale per chiaramente le società che intendono essere globali chiederà per l'accesso ai mercati americani, si rifarà alle regole sul clima che loro hanno rilasciato. Mi sembra di rivivere tutte le... la realtà che circa 20 anni fa vissi per quanto riguarda la parte contabile, e cioè l'armonizzazione contabile. Io mi auguro che da questo punto di vista, come all'epoca, la forza dei mercati possa far trovare velocemente una soluzione a tutte queste iniziative che, pur ispirate ad essere compatibili al loro interno, comunque evidentemente non possono essere identiche. Grazie. Grazie Massimo. Grazie moltissimo perché hai rimesso a fuoco alcuni aspetti del quadro istituzionale, facendoci vedere non solo il ruolo dell'OIC, ma anche la complessità e l'intreccio di situazioni che il board dovrà gestire tra un ruolo tecnico e un ruolo politico della Commissione, per cui i mesi che ci aspettano sono davvero mesi molto densi. Poi vedremo se ci sarà il tempo a sufficienza o sarà necessario invece dover allungare qualche tempo. Certo, da un lato l'esigenza della sostenibilità è pressante, dall'altro la mole di lavoro per ben comprendere, interiorizzare e coordinare gli standard non è cosa da poco. E ti ringrazio molto. Do appuntamento con l'OIC a quell'Audrich di cui abbiamo parlato il prossimo 15 di giugno, a cui parteciperà il direttore tecnico, dottor Tommaso Favi. Parleremo di Intangibles insieme all'EFRAG. E quindi ti ringrazio per la tua presenza oggi, per la collaborazione con cui abbiamo costruito questi eventi a vantaggio della comunità. Poi ho sentito che voi avrete un Outreach su questi temi il 5 luglio, vi faccio i migliori auguri perché anche quello possa avere un pieno e successo senza limiti. Bene, grazie. Allora, la continuazione del nostro incontro, come vi dicevo, la logica è quale? È quella di mettere insieme componenti e persone che hanno lavorato nel Project Task Force dell'EFRAG e hanno anche un ruolo nell'ambito dell'OIBR. Come primo step, il primo step vede due protagonisti di eccezione che sono la dottoressa Giulia Genuardi, Head of Sustainability Planning and Performance Management dell'ENEL e Sustainability Reporting del TEG dell'EFRAG, oltre al nostro segretario generale Stefano Zambon, che ha tutte le cariche, le corone che conoscete, e che ci parleranno quindi del cluster, che faceva parte del cluster 1, ci parlerà degli standard di sostenibilità cross-cutting, cioè trasversali, il numero 1 e il numero 2, che sono la base, il fondamento di tutti quanti. Prego Giulia, prego Stefano. Condivido lo schermo, Giulia, immediatamente. Grazie. Così andiamo subito. Spero che si veda bene. Sei sempre? Ok, perfetto, perfetto. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie. In realtà solo una parola all'inizio. L'hanno detto sia la dottoressa Del Prete che il dottor Tezzon. Questo ovviamente è un lavoro fatto dal TEG. Io ho la fortuna di essere, diciamo, prima nella task force del clima, poi nella task force degli standard e adesso nel TEG dell'EFRAG. È un lavoro con un livello di ambizione molto molto alto. Ma vi pregherei di considerare quello che ha detto la dottoressa Del Prete come un punto di partenza importante, nel senso questi standard sono all'interno di quello che è previsto dalla CSRD. Questo lo dico perché anche all'interno, in maniera trasparente, dei nostri lavori è ovvio che anche diverse imprese, diversi, diciamo, owner, avevano dei livelli di ambizione diversi. Però ricordiamoci sempre che nei nostri commenti e in quello che vedremo oggi siamo all'interno di quello che prevede ad oggi la CSRD. Stefano, se andiamo a quella dopo.
Con Stefano noi vi racconteremo fondamentalmente i primi due principi, quindi i primi due standard, che sono i cross-cutting, quindi sono trasversali a tutti gli altri standard. Io mi soffermerò sul primo e dopo lascio la parola a Stefano. Quindi sul primo, in realtà, vengono rappresentati i cosiddetti principi obbligatori da applicare per la preparazione, cioè i principi, i concetti da applicare nella redazione, nella preparazione del cosiddetto sustainability statement in linea con la CSRD. I principi generali riportati nell'SRS 1 sono fondamentalmente sei. Innanzitutto bisogna riportare in linea con quelli che sono gli standard europei di sostenibilità, quindi quelli che stiamo scrivendo all'interno dell'EFRAG e che sono attualmente in consultazione. Il secondo tema è quello che diciamo prima, riguardano l'applicazione di quello che è previsto attualmente dalla CSRD, quindi potrebbero subire delle modifiche alla luce dell'ultima versione della CSRD. I principi da seguire per predisporre l'informativa e quindi per implementare quelli che sono gli standard. La stessa cosa, ovviamente il 3 e il 4 riguardano aspetti diversi, ma riguardano esattamente i principi alla base della predisposizione delle informazioni di sostenibilità. Il quinto è l'elemento importantissimo, nel senso evidenziare il collegamento con le altre parti del reporting aziendale. Questo è fondamentale perché dobbiamo dare all'interlocutore, allo stakeholder che legge, un'idea chiara di dove sono le informazioni e di come si collegano, evitando ripetizioni dove possibile. E l'ultima è relativa proprio alla struttura del reporting di sostenibilità. Quello che Chiara ha descritto in precedenza, qui vengono date diverse opzioni di struttura di reporting di sostenibilità, ma come vi ha detto Chiara, quella presentata da lei è fondamentalmente la struttura su cui gran parte degli input e gran parte delle opinioni convergevano. Se andiamo alla successiva, vediamo un po' più in dettaglio. Riportare secondo gli standard significa fondamentalmente essere allineati con i contenuti degli standard europei, avere un approccio rules-based, quindi viene definito in maniera puntuale cosa significa riportare sugli elementi materiali del clima, degli aspetti sociali e degli aspetti di governance, e come descritto dalla dottoressa Del Prete, le informazioni sono divise in tre livelli, che sono i sector agnostic, quindi le informazioni che devono riportare tutte le aziende indipendentemente dal settore di appartenenza, quelle specifiche del proprio settore e quelle specifiche della propria azienda. Il secondo capitolo è dedicato ai concetti, quindi all'applicazione di quanto viene previsto dalla CSRD, con particolare riferimento alla qualità delle informazioni che vengono rappresentate, quindi bisogna sempre garantire che siano informazioni rilevanti, che la rappresentazione sia veritiera e corretta, che ci sia comparabilità, verificabilità e comprensibilità delle informazioni stesse. Un concetto importantissimo ribadito dalla CSRD è introdotto nel SRS 1 e poi ribadito ancora anche nell'SRS 2, è quello della definizione e dell'applicazione e implementazione della doppia materialità. Altro elemento riguarda il perimetro di consolidamento delle informazioni e come questo si allarga tenendo in considerazione l'intera catena del valore. L'orizzonte temporale, ricordiamoci che questo è un ulteriore elemento importante perché copriamo con questi standard, il breve, il medio e il lungo periodo, e copriamo sia i dati backward looking, sia i dati forward looking, sia il consuntivo, sia il piano. Questo è un elemento assolutamente fondamentale in un'ottica di novità del sustainability reporting. L'ultimo elemento importante è quello relativo alla due diligence, quindi l'identificazione di potenziali impatti avversi e come successivamente li gestiamo. Il capitolo 3 invece è dedicato esattamente a quelli che sono gli elementi che io devo descrivere all'interno di ogni singolo standard, per cui riguarda tendenzialmente le policy adottate, riguarda i target, riguarda le azioni e i piani d'azione, ma riguarda anche le risorse che io utilizzo nel momento in cui devo mettere in piedi questi piani d'azione. Il capitolo 4 è invece dedicato fondamentalmente alle linee guida che devono essere seguite al fine di inserire le informazioni nella rendicontazione di sostenibilità. Lasciatemi dire che fondamentalmente sono gran parte le linee guida che già chi faceva reporting di sostenibilità conosce, ma
un elemento importante è che viene ribadita l'attenzione alla rendicontazione degli impatti negativi e dei rischi finanziari secondari che possono essere legati ai Sustainability Matters, così come definiti dalla CSRD e riportati e normati da parte degli standard di sostenibilità. Il capitolo quinto è quello che dicevamo prima, importantissimo, che riguarda il collegamento con le altre parti del reporting aziendale. Voi troverete che alcuni dei principi riportati nei cross-cutting standard sono anche riportati all'interno degli altri standard. Quindi è importante tenere in considerazione non solo il collegamento fra le varie parti del reporting aziendale, ma questo ve lo do anche come indicazione alla lettura degli standard. Alcuni concetti è vero che li troverete ripetuti, ma questi concetti in realtà non è necessario ripeterli, ci sono i cross reference ed è possibile fare uno specifico riferimento ad altri standard o comunque in questo caso ad altre sezioni del report. Quindi tre elementi importanti, coesione, coerenza e cross reference, sono tre elementi base della redazione dei cross-cutting standard, degli standard specifici ambientali, sociali e di governance. L'ultima parte è dedicata proprio alla struttura del reporting. Vengono ipotizzate delle strutture di reporting all'interno della relazione sulla gestione che prevedono sinteticamente o una singola sezione o quattro sezioni o sezioni separate per i diversi standard di rendicontazione. Quello che è molto importante ribadire è che le informazioni che sono richieste dall'articolo 8, quindi relative alla tassonomia, devono essere identificate e raggruppate in una sezione specifica all'interno del Sustainability Statement. Questo è un'ulteriore anche importante informazione perché questo permette anche il collegamento con le altre normative a livello europeo. L'ultima, statement che trovate all'interno dello standard è abbastanza importante perché è ovvio che in questo momento come diceva Chiara, si stanno cercando di normare tutti i Sustainability Matter che ad oggi sono previsti dalla CSRD, ma comunque attendere l'ambito di applicazione dei Sustainability Matter normati dagli SRS sicuramente si amplierà. E questo ridurrà nel corso degli anni quelli che saranno gli argomenti che vengono coperti in un'ottica entity specific, perché al momento non rientranti negli SRS. L'altro elemento importante è che per il primo anno non verranno richieste informazioni comparative. Questo è un importante elemento per chi dovrà affrontare questa nuova tipologia di reporting. Se andiamo alle slide successive, qui ripetiamo un po' quelli in maniera un po' più dettagliata, quelli che sono i criteri per il reporting secondo gli SRS, quindi bisogna assolutamente essere in linea con quello che viene previsto dagli standard, bisogna standardizzare il più possibile l'informazione perché ricordiamoci che uno degli obiettivi principali di questi standard è garantire comparabilità delle informazioni fra le varie aziende. Ovviamente ci saranno degli standard, come abbiamo detto, sector agnostic e alcuni sector specific, e soprattutto ci saranno dello sviluppo di informazioni in questo momento che sono specifiche per la singola società e che di fatto sono anche relative ai risultati di quella che vedremo poi nelle slide successive, che è esattamente il concetto della doppia materialità. Se andiamo alla successiva, esattamente la doppia materialità è alla base dei concetti che ereditiamo, tra virgolette, e che sono definiti in maniera puntuale dalla CSRD. Se andiamo alla successiva, Stefano, se possiamo, entriamo direttamente nella materialità. Il concetto di doppia materialità mette insieme due concetti, la financial materiality e l'impact materiality. Oggi, per motivi di tempo, non entriamo nella definizione puntuale di financial materiality e di impact materiality, però il concetto importante è che l'azienda dovrà predisporre la propria financial materiality e la propria impact materiality, quindi il concetto di double materiality, e i temi saranno considerati rilevanti e materiali se sono materiali per la financial materiality, per l'impact materiality o per entrambe. Quindi il concetto della financial materiality ci permette di rappresentare il cosiddetto outside in, quindi l'impatto dell'esterno verso l'azienda, mentre l'impact materiality ci permette di fare esattamente il contrario, per cui di apprezzare quello che è l'impatto inside out
quindi dell'azienda verso il contesto socioambientale. E se andiamo direttamente alla successiva, eccolo qua, se questa. Vuoi, quella dopo, se vuoi, così lo commento già qui, diciamo che il concetto della doppia materialità segue, della materialità segue queste fasi. In primis tutti gli argomenti che sono considerati e che sono all'interno fondamentalmente degli standard sono considerati materiali per definizione. Quindi c'è una presunzione relativa che tutti fondamentalmente gli argomenti che sono all'interno e previsti dagli standard nella parte sector agnostic e poi per la parte sector specific ovviamente per i determinati settori sono considerati materiali, per cui noi dobbiamo procedere alla rendicontazione di queste informazioni, a meno che sulla base di elementi inconfutabili i risultati dell'analisi di materialità stessa, questi dati sono considerati non rilevanti, ma in questo caso andrà fatta una specifica dichiarazione che ritiene che questi dati non sono rilevanti. A questo complesso andranno aggiunte tutte quelle informazioni che sono materiali per la propria azienda, quindi che dal risultato dell'analisi di materialità viene fuori che anche non normate, non previste, non ritenute materiali dagli standard, l'azienda ritiene fondamentale aggiungere perché sono elementi rilevanti per la propria azienda. Questo è l'insieme delle informazioni che vanno ovviamente riportate. Nella slide successiva abbiamo anche un esempio, nel senso che se noi consideriamo i diritti sul lavoro, noi possiamo avere queste cinque fasi, cinque macro elementi che vengono tenuti in considerazione: libertà di associazione, lavoro minorile, forzato, privacy, alloggi adeguati, e dall'analisi di materialità che viene descritta in maniera specifica nell'SRS2, noi possiamo alla fine di questa analisi poter argomentare anche che, per esempio, alcuni di questi diritti, di questi elementi, non sono materiali per la nostra azienda. Cosa accadrà in questo caso? Che l'impresa andrà a rendicontare su quelli che sono risultati materiali, facciamo un esempio in questo caso lavoro minorile e lavoro forzato, mentre con riguardo a tutti gli altri dirà esattamente e dichiarerà che tali elementi sulla base del risultato dell'analisi di materialità non sono materiali per l'impresa stessa. Qui nel capitolo 2 viene ulteriormente aggiunto un altro elemento che è importante, che riguarda il perimetro. Il perimetro è allineato assolutamente al perimetro del bilancio economico finanziario, ma bisogna tenere in considerazione che quando noi andiamo a definire gli impatti, i rischi, le opportunità e le politiche e le metriche, dobbiamo tenere in considerazione l'intera catena del valore a monte e a valle della nostra azienda. Cioè noi dobbiamo utilizzare tutte le informazioni ragionevoli e sostenibili che riguardano l'intera catena del valore. E dobbiamo ovviamente tenere in considerazione il livello di influenza che noi possiamo avere nell'ambito della nostra catena del valore, sia a valle sia a monte. Un ulteriore elemento importante è la due diligence, concetto ribadito dalla CSRD, che implica appunto verificare i potenziali impatti negativi e come noi li gestiamo. Ci sono cinque elementi nel momento in cui noi rendicontiamo la due diligence che riguardano che questa due diligence sia incorporata nella governance e nell'organizzazione dell'azienda, che sia garantito l'engagement con gli stakeholder, che ci sia un'identificazione puntuale e una valutazione degli impatti avversi, una descrizione e una definizione di tutte le azioni per fronteggiare questi impatti avversi e soprattutto che questo venga monitorato nel tempo per verificare l'efficacia delle azioni poste in essere e darne adeguata disclosure, adeguata rendicontazione. Io credo che questa fosse l'ultima. No, scusami, ci sono le ultime due. Questo è quello che praticamente ci siamo detti all'inizio, cioè i principi sull'informativa. Io per ogni standard devo fondamentalmente, per ogni tema di sostenibilità, devo rendicontare quelle che sono tendenzialmente le politiche adottate, gli obiettivi che mi sono data, le azioni poste in essere, i piani d'azione e anche le risorse che metto in campo per raggiungerle. Nell'ultima chart abbiamo l'ipotesi ovviamente delle diverse strutture di report, credo che sia l'altra Stefano, l'altra chart. Abbiamo le diverse opzioni ovviamente dei sustainability statement, che era quello che dicevamo all'inizio, o un'unica sezione precisamente identificabile all'interno della relazione sulla gestione, o una struttura che
identifica in maniera chiara le quattro sezioni, cross-cutting e i tre standard, che è quella preferita e descritta anche da Chiara, o se no aggregando le informazioni per i singoli standard. Io vi ringrazio e lascio la parola a Stefano. Grazie, grazie infinite, Giulia, chiarissima. E fra l'altro tu, forse non abbiamo dimenticato di dire che eri anche co-lead del cluster 1 della Task Force, che è proprio il cluster relativo agli standard trasversali, e quindi si è sentito, come dire, una certa conoscenza della materia. Allora, io siamo un po' in ritardo, i temi sono molti, molto interessanti, molto importanti, credo che qualsiasi persona che stia approcciata a questo webinar possa capire rapidamente l'importanza e la profondità dei cambiamenti che stiamo documentando con riferimento alla rendicontazione delle imprese in termini di sostenibilità. L'ISRS 2 introduce i primi disclosure requirements, cioè i primi obblighi informativi, sono 22. Notiamo che una cosa interessante è stata annotata, sollevata da varie persone, che sono obblighi quindi di dire, di pubblicare, non necessariamente di fare. È ovvio che quello che si dice poi deve corrispondere a quello che si è fatto, questo d'accordo, ma dal punto di vista strettamente giuridico sono obblighi di dire. Sono i principi, sono obblighi ovviamente che rendono, quindi cominciano a operazionalizzare quei principi che abbiamo visto nelle SRS 1, e non sono questi 22 obblighi informativi, non sono assoggettati a una presunzione relativa di non materialità. Cioè, in altre parole, sono tutti obbligatori. Mentre con gli altri disclosure requirements che vedremo lungo il webinar, c'è una presunzione che è possibile confutare la materialità di un certo disclosure requirements, di un certo obbligo informativo. In questo caso non si può. Ovviamente l'analisi di materialità rimane importante anche per le ESRS 2. Come è strutturato le ESRS 2? Sono 22 obblighi informativi, 10 di carattere generale, 4 relativi a strategia e business model, 5 relativi alla governance in relazione alla sostenibilità, 3 con riferimento alla materialità degli impatti, dei rischi, delle opportunità legate alla sostenibilità. Una sigla che sentiremo spesso dire è IRO, IRO, cioè impatti, rischi e opportunità. Nella misura in cui gli IRO sono materiali, evidentemente diventano oggetto della rendicontazione. La lista degli obblighi informativi di carattere generale. Come vedete, possiamo scorrere rapidamente, eventualmente facciamo un approfondimento poi solo di alcuni di essi. Ovviamente forniscono una carta d'identità, per così dire, dell'entità, per rispetto evidentemente al contesto e alle sfide di sostenibilità. Quindi qui sono sostanzialmente informazioni di carattere obbligatorie, ma di carattere generale. Come vedete, le caratteristiche generali della rendicontazione di sostenibilità sono quelle relative al fatto che è un report di sostenibilità consolidato o relativo a una singola impresa, quindi su un carattere, come dire, caratteristiche appunto dove viene posizionato, collocato. Un attimo fa la dottoressa Genuardi ci spiegava appunto ci sono tre opzioni, di cui probabilmente la migliore è quella di concentrarle tutte quella preferita dall'EFRA, che sarebbe quella di concentrarle tutte nel management report, nella relazione sulla gestione. Poi ci sono le caratteristiche generali dei settori di attività, gli aspetti chiave della catena del valore, le leve di creazione di valore. Evidentemente sono, come dicevo prima, una carta d'identità dell'azienda. E poi ci sono una serie di obblighi informativi di carattere generale, in cui sostanzialmente molto simili a quelli del financial report e quelli del bilancio, gli errori, le modifiche, le incertezze estimative, le relazioni con altri pronunciamenti riguardanti i report di sostenibilità. Quindi sono tutte informazioni, come dire, che emulano o echeggiano il bilancio economico finanziario. L'ultima può essere più interessante, forse un po' innovativa, che occorre anche rilasciare una dichiarazione generale di conformità, come si dice, di compliance, nei confronti degli ESRS, degli standard dell'EFRA. A colori, come vedete, ci sono le corrispondenze rispetto ad altri standard che sono atti normativi, che sono di grande rilevanza, come appunto gli standard ISSB, quelli della Fondazione IFRS,
In verde vedete l'SFDR, che è il regolamento sulla disclosure del sustainable finance, che riguarda soprattutto le istituzioni finanziarie, e il TCFD, quella task force, no, è, quello significa che è un general requirement richiesto anche dalla task force del Financial Stability Board. Passando poi ai quattro obblighi informativi sulla strategia e business model, di fatto l'idea qual è? L'idea qui di questi quattro obblighi è di far capire a un lettore, e quindi uno stakeholder, in che modo gli impatti, i rischi, le opportunità, i famosi IRO di prima, materiali, hanno informato la definizione, l'adeguamento della strategia aziendale del modello di business. Cioè, qui l'EFRAG vuole sostanzialmente, e quindi la Commissione europea alla fine, vuole capire se un'impresa ha ragionato e come sugli questi impatti, rischi e opportunità di carattere materiale e come essi incidano poi ovviamente sulla strategia, sul modello di business. Non è solo un problema, come capite, di numeri in senso stretto, ma è quasi un problema di, per così dire, di più ampio, di che riguarda la strategia aziendale, il modello di business. Andando poi a vedere quelli sulla governance della sostenibilità o governance, qui cosa dicono sostanzialmente gli obblighi informativi, al di là poi dei singoli obblighi? Quello che di cercare di capire come queste tematiche di sostenibilità facciano parte della governance, dell'attività di governance e di supervisione dell'impresa. E chi è responsabile di queste tematiche? In che modo l'azienda e quindi l'organismo fondamentale dell'azienda e gli organismi fondamentali che guidano l'azienda vengono informati di questi problemi? Come sono articolate le responsabilità? E poi, non banale, come si tiene conto nella remunerazione manageriale del board, nei cosiddetti bonus, degli obiettivi di sostenibilità? Quindi sono tutti elementi che fanno parte di questi obblighi informativi che, come vedete, hanno molte corrispondenze sia con gli SSB, quella della Fondazione IFRS, sia con la Task Force della Financial Stability Board, del TCFD, sia la SEC americana, prima è stata citata la SEC americana correttamente, e quindi è assolutamente importante aver presente che anche nel quadro complessivo anche il regolatore di borsa sta sostanzialmente muovendosi in direzione, almeno con riferimento al clima. Quindi l'idea qui è di informare, capire come la sostenibilità faccia parte degli organi di governance e supervisione dell'azienda. Poi infine ci sono obblighi informativi legati più strettamente agli impatti, rischi e opportunità di carattere materiale, quindi la materialità. E quindi da un lato il processo con cui si è andato a determinare la materialità di impatti, rischi e opportunità, dall'altro gli esiti, evidentemente i risultati di questo processo. Quindi sostanzialmente l'idea qui è di andare a vedere con questi obblighi informativi che, ripeto, non sono confutabili, non sono assolutamente necessari, cui rispetto è assolutamente necessario, di andare a vedere sostanzialmente come è stata effettuata la materialità, con quali ipotesi e poi quindi i risultati con riferimento sia a IRO, impatti, rischi e opportunità già ricompresi nell'ambito dei principi EFRA, degli ESRS, a livello generale o di settore o specifici di settore, ma anche, attenzione, l'analisi di materialità può anche aver rivelato impatti, rischi e opportunità non ricompresi negli SRS, tant'è vero che si parla di entity specific, di informazioni materiali relative proprio tipiche di quell'entità. Quindi è un processo di materialità da descrivere sia appunto nelle fasi, nei passi, sia poi anche negli esiti. Poi vi sono qui adesso tutta una serie di elementi ulteriori di specificazione su cui corro molto di più, su cui in parte abbiamo visto le caratteristiche generali del reporting, dove viene collocato, i settori di attività. È interessante la necessità di riconciliare i numeri
no, dei ricavi dei dipendenti con il segment reporting, il reporting per segmenti dell'IFRS 8. Questo è interessante, è un primo ponte, uno dei possibili ponti, chiaramente col bilancio economico finanziario, non l'unico ovviamente. La catena del valore è molto importante per determinare il perimetro poi delle informazioni del report di sostenibilità. Diceva Giulia Genuardi pochi secondi fa che è chiaro che non è esattamente uguale al bilancio, cioè certamente quello del bilancio economico-finanziario è la base, ma poi occorre tenere presente che alcuni impatti, rischi, opportunità materiali possono avvenire sulla catena del valore. Quindi su questo va evidentemente va tenuto presente e va spiegato, no, con questo obbligo formativo. Un altro obbligo informativo è su per far capire come, no, funziona la creazione di valore dell'azienda. A me personalmente ricorda un po' il report integrato, questo dettaglio, questa informazione, con una riconciliazione dei dati con i numeri, i dati di sostenibilità con i numeri economico-finanziari, ove possibile. Ovviamente questo è un auspicio, insomma, però da far capire, insomma, il legame tra i driver di creazione di valore e la relazione sulla, nell'ambito della relazione sulla gestione, il rapporto con la rendicontazione di sostenibilità. La dichiarazione generale di conformità è richiesta obbligatoriamente con conformità generale con gli SRS europei. Sulla strategia abbiamo visto, occorre specificare qual è la strategia dell'impresa, la mission, gli aspetti chiave della strategia e del modello di business, non incluso l'orizzonte temporale breve, medio e lungo termine, come ricordava un attimo fa Giulia. Un'altra cosa importante sono gli stakeholder, diventeranno sempre più importanti perché c'è un obbligo esplicito di tenere presente le opinioni, gli interessi e le aspettative degli stakeholder e come esse sono state incorporate nella strategia e nel business model aziendale. Poi, infine, far capire l'interazione tra strategia e modello di business e rischi e opportunità e, ovviamente, impatti, visto che siamo in un regime di doppia materialità, gli impatti, evidentemente, inside-out e i rapporti che quindi hanno con la strategia e il modello di business. Cioè, l'idea è quella, sostanzialmente, di far capire alle aziende e di aiutare le aziende, come dire, ad adattare strategie e business model, tenendo presente gli impatti sia di carattere finanziario verso l'interno, la materialità finanziaria, sia l'aspetto, appunto, verso l'esterno. La governance, ovviamente c'è una cosa molto importante, viene richiesto di chiarire l'expertise in materia di sostenibilità degli organi di amministrazione, direzione, controllo barra supervisione, con criteri, quali sono i criteri di selezione e nomina rispetto anche alle tematiche di sostenibilità, la struttura generale a livello anche manageriale e operativo per, come dire, la gestione della sostenibilità e quindi le strutture anche di chi si occupa delle tematiche di sostenibilità. Come vedete sono obblighi informativi penetranti. Con l'informazione anche con riferimento, come dire, cosa fa, no, gli organi, il board, il controllo di, no, il top management, gli organi di controllo e supervisione con riferimento alle tematiche di sostenibilità, incluso quindi obiettivi, piani d'azione, gli stakeholder e le altre questioni relative alla, e anche, come dicevo un attimo fa Giulia, anche tutto il problema dei processi di due diligence relativa alle tematiche di sostenibilità. La governance riguarda anche evidentemente, come ho detto, quali sono, occorre dire quali sono le tematiche affrontate di governance, dalla parte di governance, le tematiche di sostenibilità, e inoltre se la sostenibilità ha e in che misura un impatto sugli schemi di incentivi e remunerazione degli organi aziendali. Infine questa dichiarazione sulla due diligence che è obbligatoria, in cui appunto ci sono gli aspetti della due diligence legata alla sostenibilità e matchati con le disclosure, cioè con le informazioni che spiegano appunto questi passi sostanzialmente che fanno parte della sustainability due diligence. Sulla materialità chiudo in un secondo, perché non perché non sia importante, ma mi pare ci siamo già soffermati abbastanza, cioè occorre descrivere il processo con cui si vanno a identificare impatti, rischi, opportunità, IRO, materiali, legati ovviamente alla sostenibilità, e gli esiti di questo processo, sia con riferimento alle informazioni richieste agli SRS, se non c'è una informazione non materiale
va scritto, che un'informazione richiesta agli SRS non è materiale, ma anche, come vedete, l'ultimo punto, che ci sono anche, occorre evidenziare anche eventuali temi, tematiche, IRO materiali, anche di carattere specifico dell'impresa. Questo è lo schema complessivo, sembra un po' complesso, ma comunque vanno date queste informazioni anche se non sono materiali per l'impresa con riferimento agli obblighi informativi SRS. Vi ringrazio, chiedo scusa un po' del ritardo, ma le tematiche sono di grande rilevanza. Quindi grazie ancora. Grazie Stefano, grazie Giulia per questa presentazione e ho voluto lasciarvi il tempo di poterla fare proprio per l'ampiezza e lo spazio che avete dato a me, perché questa è la base su cui si fonda tutto il sistema. E direi che è stato un intervento molto importante. Tra l'altro, più di una volta abbiamo toccato, sia nel precedente intervento, sia di Chiara del Prete, sia di Giulia, sia adesso di Stefano, il tema della materialità. Ecco, su questo volevo dire che la nostra fondazione IBR sta lavorando e presto, direi per fine mese, probabilmente entro fine mese, dovrebbe essere disponibile un altro quaderno. Sapete che noi abbiamo la consuetudine di pubblicare dei quaderni. Bene, il quaderno prossimo uscita è già quasi pronto, è l'operazionalizzazione della materialità. Sarà in inglese, proprio per essere rivolto a un pubblico ampio, e cercherà di spiegarci in modo semplice che fare per implementare correttamente questa materialità. Questo si unirà a un altro quaderno su cui stiamo lavorando, su performance management ed SDGs, che va a toccare le relazioni tra proprio il management delle performance e i Sustainable Development Goals, come sono stati proposti, che magari, chissà mai, potrebbero essere di interesse anche per rapporti futuri con l'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, o con altri. Questo per dire dei programmi futuri, ma ce ne sono altri programmi futuri di cui parleremo. E allora, nel ringraziare allora per la bella presentazione di Giulia e Stefano, do la parola a Vera Palea, insieme a Cinzia Santià. Vera Palea è del nostro comitato scientifico della OIBR, Università di Torino, è anche stata componente dell'Expert Working Group degli standard di sostenibilità, mentre Cristina Santià, che è una dottoranda di ricerca, è stata componente del tecnico segretariato del Cluster Zero ed è anche del Project Task Force. A voi la parola per parlarci degli standard di sostenibilità ambientali. Prego. Grazie. Prego, prego. Grazie Alessandro, io lascerò in realtà alla dottoressa Santià la descrizione degli standard europei pilastro ambientale, per invece tornare un attimo a sottolineare la centralità dell'approccio di double materiality, quantomeno relativamente all'informativa ambientale, centralità di un tema che nella prospettiva del policy maker e della CSR&D appunto prevale sull'esigenza di standardizzazione della informativa ambientale rispetto anche alle iniziative dell'ISSB. Quindi questo della double materiality è il tema centrale anche con riferimento all'informativa ambientale, come ha ben chiarito appunto la dottoressa Del Prete e anche prima Giulia Genuardi. E proprio a questo scopo vorrei menzionare, farvi partecipe di un lavoro che è stato pubblicato proprio qualche giorno fa dalla Banca Centrale Europea, che ha un titolo alquanto evocativo: The Double Materiality of Climate Risk. Quindi questo documento è particolarmente importante perché ci fornisce una prova empirica della necessità di applicare un approccio double all'informativa ambientale ai fini macroprudenziali, cioè per esigenze di mantenere la stabilità economico-finanziaria del sistema. E il lavoro della Banca Centrale Europea è molto interessante perché presenta modelli e stime molto puntuali, quindi un'analisi empirica, dati, ci spiega bene come i rischi climatici e i rischi ambientali siano endogeni, cioè siano interni al sistema, nel senso che il rischio climatico, e parliamo di quello di transizione, influenza le decisioni assunte dalle imprese, dagli investitori, dai responsabili politici, i quali a loro volta, con le loro scelte, influenzano l'esito della transizione. Quindi la necessità di un approccio di double materiality, almeno per quanto riguarda appunto l'informativa ambientale, sta proprio in questo feedback loop tra cambiamento climatico e sistema economico-finanziario.
con le imprese produttive al centro e i decisori politici, quindi la Commissione europea, a monitorare e a intervenire laddove emergessero fallimenti del mercato con riferimento a questo fondamentale obiettivo di sostenibilità ambientale. Ed è singolare, interessante, appunto, e come è prevedibile, il lavoro della Banca Centrale Europea auspica la disponibilità di informazioni non solo relative all'impatto del climate change sulle imprese, ma anche informazioni di come le imprese impattano appunto sull'ambiente, e si conclude proprio con l'auspicio di proseguire sulla strada della CSRD e degli standard dell'EFRAG. Al di là di questi robusti lavori empirici, voglio anche sottolineare però il ruolo fondamentale della double materiality, la centralità di questo tema per un allineamento con le altre norme europee, in particolar modo con la SFDR, la quale, come noto, chiede ai partecipanti ai mercati finanziari di classificare i prodotti in articolo 6, 8 e 9, senza entrare nei dettagli. I prodotti in articolo 9 sono quelli che hanno come obiettivo il perseguimento, come finalità, il perseguimento di obiettivi di sostenibilità, nel nostro caso ambientale, dal punto di vista degli investiti, dei sottostanti. E quindi questa classificazione richiede necessariamente una prospettiva inside out dell'informativa di sostenibilità, che tra l'altro è fortemente sostenuta, contrariamente a quanti alcuni immaginano, anche dalla stragrande maggioranza degli operatori dell'industria dell'asset management. Ecco allora che il lavoro dell'EFRAG, secondo me, è appunto di questa task force, questo insistere sulla double materiality, va proprio inserito, e lo dico per il pubblico, in un quadro molto più ampio di servizio e di coordinamento con le altre politiche europee, per cui il lavoro non può essere portato avanti semplicemente in un'ottica di single materiality, come invece fanno altri, diciamo, standard setter. Lascio adesso per la descrizione degli standard la parola alla dottoressa Santià, che ha partecipato e supportato i lavori dell'EFRAG nella stesura di questi standard, in particolar modo del glossario che ha legato alla consultazione e che è stato uno dei lavori anche più delicati, data la centralità degli aspetti definitori. Cristina, lascio a te la parola e grazie. Condivido il mio schermo, dovreste vedere le slide. Sì, avanti, benissimo. Allora proseguo. Grazie Vera per la parola, grazie Alessandro per l'introduzione. Spetta a me introdurre gli standard ambientali. Si tratta di più numerosi, sono 5 standard tematici che si compongono di ben 51 disclosure requirements. In questa presentazione, per completezza, ricordo tutti i 51 disclosure requirements. In realtà, per quanto riguarda il cambiamento climatico, l'inquinamento, le risorse idriche, che sono temi già dibattuti da anni e trattati in maniera approfondita dagli standard attualmente in uso, mi limiterò a introdurre le principali novità introdotte dagli SRS. Mi focalizzerò di più su temi come la biodiversità e l'economia circolare, che sono temi meno maturi a livello di reportistica ambientale e anche indicativi dell'approccio sistemico e sfidante che l'EFRAG ha utilizzato nella scrittura della bozza di questo standard, come anche Chiara Del Prete ci sottolineava prima. Vado ovviamente in ordine, quindi parto dall'SRS E1 sul cambiamento climatico. Questa è un overview del contenuto dello standard, la struttura è comune agli altri standard. Una prima parte di strategia che integra l'SRS 2 presentato da Stefano, una parte su implementazione in cui vengono quindi riportati politiche, obiettivi e piani d'azione, in questo caso riferiti al cambiamento climatico, e una parte conclusiva sulle relative misure di performance.
In questa slide accosto ai disclosure requirements dei riferimenti alla legislazione europea o proposte di legislazione europea in verde e ad altri standard internazionali o bozze di standard in altri colori per sottolineare, per motivare sia la scelta degli elementi su cui richiesta di pre-disclosure, sia l'allineamento e la coerenza con altre iniziative che si stanno sviluppando a livello internazionale. Primo disclosure requirement dell'SRS E1 riguarda il piano di transizione, serve per comprendere come l'impresa stia abbia intenzione di adattare il proprio modello di business, la propria strategia aziendale, agli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura, con specifico riferimento all'Accordo di Parigi. Nelle politiche, disclosure requirement 2, la descrizione delle politiche è utile a comprendere come l'impresa stia monitorando e gestendo le proprie emissioni di gas climalteranti, nonché gli impatti, i rischi e gli obiettivi materiali relativi al cambiamento climatico. Per quanto riguarda gli obiettivi inerenti alle politiche descritte, è richiesto di riportarli in tre categorie, possiamo dire quasi tre livelli, tutti gli obiettivi relativi al cambiamento climatico e quindi anche efficienza energetica, utilizzo di risorse rinnovabili, gestione dei rischi fisici e così via, obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e obiettivi zero emissioni nette e neutralità tramite l'uso di crediti di carbonio. E sottolineo come i requisiti di trasparenza aumentino man mano che si passa da una categoria all'altra. Quindi faccio un esempio sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Sono richiesti dei requisiti di trasparenza più stringenti rispetto a tutti gli altri obiettivi legati al clima. Quindi, per esempio, di introdurre un obiettivo per il 2030, possibilmente uno per il 2050, specificare se l'obiettivo è science-based o meno, specificare la ripartizione dell'obiettivo tra le diverse leve di decarbonizzazione, quindi abbandono di combustibili fossili, abbandono graduale di certe sostanze e così via. Per quanto riguarda la misurazione delle performance, disclosure requirement 5 e 6 riguardano il consumo di energia, quindi sia in termini assoluti sia in termini di intensità, miglioramento dell'efficienza energetica, quota di energia derivante da fonti rinnovabili. Disclosure requirement 7 e 8 relativi alle emissioni scope 1 e scope 2, quindi impatto diretto e indiretto dell'impresa sul cambiamento climatico. Salto al disclosure requirement 9, interessante sulle emissioni scope 3. Se materiale, è richiesto all'impresa di rendicontare, in linea generale è richiesto all'impresa di rendicontare le proprie emissioni scope 3, non necessariamente tutte le 15 categorie, che sono le categorie proposte dal GHG Protocol, ma di identificare le categorie significative e sempre con l'approccio della doppia materialità, significativo può essere per quantità di emissioni, perché è rilevante per un certo stakeholder, perché è legato a un rischio di transizione e così via, e poi calcolare e stimare le emissioni che per facilità di lettura vengono riportate in queste 5 macro categorie. Salto al disclosure requirement 13, altrettanto interessante, cioè l'impresa comunica la quantità di emissioni di gas serra ridotte assorbite tramite l'acquisto di crediti di carbonio. Quindi è richiesto all'impresa di riportare la quota, il numero di crediti di carbonio cancellati, quindi utilizzati in quell'anno, riportando la quota dei progetti, quelli utilizzati in progetti di riduzione o assorbimento per tipologia di standard di qualità, per tipo di progetto, quindi se interno o esterno all'Unione Europea, e se è applicabile, per progetti in linea con l'articolo 6 dell'Accordo di Parigi, quindi di nuovo un riferimento al contesto internazionale. Gli ultimi standard, che sono anche questi comuni gli ultimi disclosure requirements, che sono comuni anche agli altri standard, chiedono di riportare potenziali effetti finanziari legati ai rischi e alle opportunità, in questo caso legate al cambiamento climatico.
Passo all'SRS E2 sull'inquinamento, di nuovo l'impostazione è simile a quel ricalca l'impostazione dell'SRS 1 sul cambiamento climatico, quindi si chiede alle imprese di comunicare le politiche relative alla prevenzione, alla riduzione dell'inquinamento, agli incidenti legati all'inquinamento. Gli obiettivi legati a impatti, rischi, opportunità materiali per l'azienda e relativi pianificazione per il loro raggiungimento. Per quanto riguarda gli obiettivi, devono essere riportati per categoria, quindi inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua, del suolo, sostanze potenzialmente pericolose e sostanze nocive. Per quanto riguarda gli ultimi due, sottolineo come oltre a riportare il volume totale dell'inquinamento è richiesta il fatturato, la quota di fatturato generato tramite la vendita di questi prodotti o di prodotti che contengono queste sostanze e la quota di costo relativa all'acquisto di queste sostanze come materie prime, al fine di cogliere l'esposizione dell'impresa a eventuali norme più stringenti sull'uso di queste sostanze. È richiesto anche di riportare come questi obiettivi supportino il piano d'azione europeo Zero Pollution, Zero Inquinamento. Quindi questo per sottolineare come, specie quando si parla di inquinamento, sia rilevante oltre l'impatto dell'impresa sull'ambiente, la sua propria esposizione a norme che, specie nel contesto europeo, si fanno via via più stringenti. Per quanto riguarda l'elenco e i limiti, bisogna fare riferimento al registro europeo dell'emissione e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, richiesto anche di riportare queste informazioni con riferimento a indici di qualità dell'aria, dei gradi di urbanizzazione, stress idrico, perché sappiamo essere un tipo di impatto fortemente legato al luogo in cui avviene e in che concentrazioni. Passo all'SRS E3 sulle risorse idriche e marine, di nuovo l'introduzione su politiche, obiettivi e piani d'azione simili agli altri standard. Se rilevanti, gli obiettivi devono essere riportati per quanto riguarda il prelievo, il consumo, lo scarico di acqua, quelli relativi alle risorse idriche e all'uso di materie prime di origine marina, quindi per quanto riguarda gli obiettivi relativi alle risorse marine, quindi ghiaia, minerali, prodotti ittici e così via. Per tutti gli altri è sufficiente un riferimento agli standard che trattano delle tematiche, quindi inquinamento, riduzione dei rifiuti in maniera più approfondita. Vado velocemente così da arrivare all'SRS 4, quello sulla biodiversità e gli ecosistemi. La biodiversità e gli ecosistemi sono un tema per cui oggi si percepisce una particolare urgenza nel considerare. Infatti nell'ultimo periodo si sono mosse altre iniziative a livello globale, penso alla Task Force Natural Related Financial Disclosure, al GRI che ha rivisto i propri standard. Questi standard dell'SRS sono stati scritti di concerto con queste iniziative per assicurare la coerenza nell'informazione che si richiede di rendicontare. Per quanto riguarda la prima parte, di nuovo si richiede di riportare un piano di transizione, quindi su come l'impresa pianifica di adattare il proprio modello di business, la propria strategia aziendale per il raggiungimento degli obiettivi di nessuna perdita netta, guadagno netto e recupero della biodiversità, del funzionamento degli ecosistemi. Nelle politiche è chiesto di nella descrizione delle politiche è chiesto di rappresentare, di indicare i principali impatti dell'azienda sulla biodiversità e sugli ecosistemi, i driver di questi impatti e le azioni di mitigazione tramite cui l'impresa intende mitigare il proprio impatto, seguendo la cosiddetta gerarchia di mitigazione, quindi evitare l'impatto in primo luogo, minimizzare gli impatti che non possono essere evitati, ripristinare gli ecosistemi danneggiati e solo in ultimo compensare gli impatti.
Per quanto riguarda le misure di prestazione, il disclosure draft dell'EFRAG insistono nel raccomandare l'utilizzo di dati, meccanismi di calcolo forniti o supportati da organizzazioni riconosciute e dati in continuo aggiornamento. Gli indicatori di misurazione si vengono classificati e suddivisi in tre macro aree: indicatori di pressione, utili a comprendere i driver di impatto che influenzano la biodiversità, i servizi ecosistemici e gli ecosistemi stessi. Quindi cito solo un esempio: la conversione di superficie per la costruzione, piuttosto che la conversione di un terreno agricolo in monocultura e così via. Indicatore di impatto utile a comprendere l'impatto sulla biodiversità, quindi sulla popolazione e sul funzionamento degli ecosistemi. E in ultimo l'indicatore di risposta, quindi utile a comprendere le azioni che l'impresa sta implementando per il ripristino e per limitare il proprio impatto negativo. Quindi cito un esempio: la dimensione di aree o habitat ripristinati o protetti dall'impresa. Vado all'ultimo standard ambientale, l'SRS5, sull'uso delle risorse, l'economia circolare. L'uso delle risorse è qualcosa su cui le imprese sono già abituate a fare reporting. L'economia circolare invece è un modello economico che si sta sviluppando a velocità diverse a seconda dell'area geografica del settore. Nella descrizione delle politiche è chiesto all'impresa di rendicontare sia come sta abbandonando l'estrazione di risorse vergini non rinnovabili, sia come sta passando all'utilizzo di risorse rinnovabili. E da notare, spesso quando si parla di risorse rinnovabili viene ritenuto sufficiente la dichiarazione, l'affermazione circa il loro utilizzo. Ma si chiede di più, quindi si chiede di comprendere come l'impresa stia contribuendo alla generazione. Vedo Alessandro, quindi vado veloce. Come l'impresa sta contribuendo alla rigenerazione del capitale naturale all'ecosistema di cui questo fa parte. E questo si riflette anche negli obiettivi. Sul piano d'azione, che in realtà il disclosure requirement è simile a quello degli standard precedenti, sottolineo l'importanza in questo caso dell'informazione sul coinvolgimento degli stakeholder, essendo l'economia circolare essendo il successo dell'implementazione dell'economia circolare fortemente legato al numero di attori coinvolti nel processo. Per quanto riguarda le misure di performance, l'impresa è già abituata a rendicontare sull'utilizzo di materiali e produzione di rifiuti, quindi disclosure requirement quarto e sesto. Il quinto è fortemente legato all'economia circolare, quindi utile a comprendere come l'impresa fornisca prodotti e materiali che rispettano i principi dell'economia circolare, e quindi fornire prodotti e materiali il cui valore rimanga il più elevato possibile, il più a lungo possibile nell'economia, migliorandone la durabilità, la riusabilità, favorendo il loro disassemblaggio e quindi facilitando il ricondizionamento, la riciclabilità dei materiali. Ultimi due standard, ultimi due disclosure requirements di cui sottolineo la rilevanza è il disclosure requirement 7, di nuovo in cui si ha una percezione dell'economia circolare non focalizzata solo sull'utilizzo del materiale, sul riciclo, ma una visione più ampia sui modelli di business che di nuovo contribuiscono all'allungamento della vita utile di un prodotto e che cambiano anche le modalità di consumo. Cito qualche esempio: product as a service, sharing economy, quindi condivisione, noleggio e così via. E l'ultimissimo, numero 8, in cui di nuovo si ritorna sull'importanza del network di attori, quindi sulla capacità dell'impresa di influenzare positivamente anche gli attori nella sua supply chain, nella sua value chain, a monte e a valle. Concludo questa panoramica velocissima sugli standard ambientali. Vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente rimango a disposizione. Grazie. Grazie Cristina, grazie. E grazie Vera per il vostro contributo. Veramente grazie, perché la sfida l'avete raccolta, quella di presentare 5 standard in poco tempo. Per il nostro pubblico, cosa possiamo dire? Certamente le informazioni date sono tante.
Un'idea ce la siamo fatta in modo puntuale, vedendo che però è necessario studiare per cominciare e cominciare anche e soprattutto a modificare le nostre organizzazioni e le culture professionali che servono per acquisire dei know-how che attualmente sono patrimonio di tante persone e quindi devono essere concentrate, fatte filtrare, perché la complessità di questi standard, nella loro eterogeneità anche se puntano univocamente a un certo obiettivo, richiede delle culture complementari. E quindi lascio la meditazione a ciascuno, la meditazione su questo aspetto, perché l'implementazione organizzativa e professionale di questi aspetti diventa veramente una cosa sfidante e delicata. Grazie Vera per il tuo apporto, grazie Cristina, si vedeva la passione di entrambe nell'aver fatto parte di questa, della struttura dell'EFRAG, nella predisposizione di questi. E veniamo dopo gli standard quindi ambientali agli standard sociali. Degli standard sociali ci parla la nostra Laura Girella, che è Technical Director della Value Reporting Foundation, accademica dell'Università di Modena e anche parte del Technical Secretariat Cluster 4 della Project Task Force, sempre dell'EFRAG, oltre che molto vicina all'OIBR per le note ragioni. Laura, la parola a te per chiarirci bene, come da par tuo, cosa consistono questi standard sociali. Prego. Grazie mille Alessandro e grazie alla Fondazione OIBR per l'invito all'importante webinar di oggi, il primo in Italia in cui ha cercato appunto di spiegare quello che sta succedendo a livello europeo per quanto riguarda gli standard di sostenibilità. Ricollego a quanto dicevi tu Alessandro parlando di social, dell'importanza del know-how e della cultura aziendale e organizzativa. Questo perché ho fatto parte, come diceva Stefano, del Cluster 4 che proprio si è occupato di sviluppare questi standard. Da cosa siamo partiti? Volevo un attimo spendere un paio di secondi spiegando il processo. Questo perché se sappiamo che per quanto riguarda il clima soprattutto sono già a disposizione numerosi strumenti di rendicontazione, framework e standard, la cosa diventa un po' più articolata e complessa quando si parla invece di standard sociali. Quindi da che cosa siamo partiti? Ovviamente, come è già stato anche menzionato dai relatori prima di me, l'ancoraggio normativo è fondamentale, quindi siamo partiti da quello che è stato dettato dall'articolo 19b della proposta di direttiva, che già dava indicazioni su quali dovessero essere i topic, le tematiche da coprire per quanto riguarda gli standard sociali. Qua è riprodotto sulla slide, ovviamente non sto a leggerlo, però l'idea qual è? Che gli standard sociali dovessero coprire tre aspetti principali. Uno, le pari opportunità. Secondo, le condizioni di lavoro e terzo, il rispetto dei diritti umani. Ovviamente il rispetto dei diritti umani con riferimento a tutta una serie di strumenti già in essere per quanto riguarda questo tema fondamentale. Come abbiamo proceduto partendo appunto dall'articolo 19b? Abbiamo valutato, prima è stata appunto l'analisi dell'articolo 19b, ma anche comprendendo quelli che sono i riferimenti normativi, quindi ad esempio l'European Pillar of Social Rights, ma anche tutti i vari strumenti di Human Rights, oltre ovviamente quello che sono strumenti già in essere per quanto riguarda la legislazione europea, e abbiamo avuto anche incontri iniziali con le DGs della Commissione europea interessate da questo tema. Questo ovviamente è venuto per noi, è venuto anche per tutti gli altri cluster. Secondo step è stato appunto quello di identificare i subtopics. Come vedete, di fatto riflettono quelli che sono già stati proposti dall'articolo 19b della direttiva, anche se potete vedere che c'è una nuance leggermente diversa per quanto riguarda il terzo tematico, in quanto noi non abbiamo parlato, inizialmente abbiamo parlato di rispetto dei diritti umani, ma era molto ampio e quindi abbiamo deciso di fatto ridurlo e renderlo più attinente a quelle che sono soprattutto lo standard legato alla forza lavoro e quindi abbiamo deciso di parlare di altri diritti legati al lavoro. Da questo poi abbiamo consultato che cosa? Abbiamo consultato rispettivi framework, database e regolamenti. Questo perché, come è già stato detto anche precedentemente, non si è voluto
fare la scoperta dell'acqua calda, ma piuttosto appoggiarci su quello già in essere. Quindi abbiamo di fatto analizzato quelli che potessero essere, soprattutto a livello di disclosure requirement e metriche, già in essere in altri framework standard come il GRI e il SASB, ma anche il Wiki. Chiara prima ha parlato dell'importanza anche di tutti gli aspetti intangibili che a maggior ragione diventano fondamentali quando si parla di aspetti sociali, strumenti di Human Resources, la tassonomia europea e altre linee guida. I nostri standard, ovvero gli standard sociali, nonostante fossero declinati, sono stati sviluppati da due gruppi di lavoro diversi, in realtà c'è sempre stata molta coerenza nello sviluppare. Quindi abbiamo interagito con l'altro gruppo di lavoro, con il Cluster 5, che si è occupato non degli standard della forza lavoro, ma piuttosto di tutti quelli che sono gli altri tipi di stakeholder, di cui parlerò a breve. E poi abbiamo anche consultato gli Observer e altre organizzazioni che hanno firmato Co-Construction Agreement, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sociali come Shift, GRI e il Wiki. Non in ultimo, tutto questo è stato sottoposto al famoso processo Triple Review Process, quindi un processo declinato a ottenere feedback sia a livello dei membri della task force, sia da parte di un review panel interno, dalla Commissione Europea ovviamente e anche dal Expert Working Group. Ecco che sulla base di tutto questo, questo è in sintesi come è stata declinato l'aspetto sociale per quanto riguarda gli standard europei. Quindi, come potete vedere, come è già stato detto inizialmente, sono 4 subtopics, uno che riguarda ovviamente la forza lavoro e che è stato sviluppato già nel primo set interamente anche a livello di misure di performance, e invece altri 3 standard, quindi workers nella catena del valore, quindi nella filiera, quelli che sono le comunità che sono impattate dall'azienda, e poi tutto quello che riguarda i consumatori e gli utilizzatori finale. Sulla base di questo, poi, come potete vedere, soprattutto per quanto riguarda lo standard social 1 e lo standard social 2, sono ritrovate di fatto i 3 subtopics che sono stati già indicati dall'articolo 19b della direttiva. E su questo poi abbiamo costruito per andare a identificare tutta una serie di aspetti materiali e specifici per quanto riguarda gli aspetti sociali. Ovviamente, prima di fare questo, uno degli aspetti fondamentali è capire quale fosse lo scope, soprattutto tra on workforce, quindi forza lavoro dell'organizzazione, dell'azienda, e invece tutto quello che sta fuori. Sulla base di questo, come abbiamo proceduto? Di fatto ci siamo basati su 4 criteri principali per definire che cosa vada ricompreso all'interno della forza lavoro, dell'on workforce. Innanzitutto, il primo criterio è stato quello di avere una certezza legale che ovviamente può essere data dall'esistenza o meno di un contratto di lavoro, e anche questo poi si può aprire un dibattito molto ampio con l'azienda. Secondo criterio è stato quello di creare un confine chiaro tra lo standard S1, che è quello che riguarda proprio la propria forza lavoro dell'organizzazione, e l'S2, ovvero quelli che sono la forza lavoro che invece operano all'interno della catena del valore. Terzo, la disponibilità dei dati. Questo perché ovviamente non si può richiedere lo stesso livello di granularity dei dati, ma anche solo di presenza dei dati, per quanto riguarda quelli che sono i dipendenti delle aziende e quelli che invece sono non dipendenti. Il quarto criterio è stato più che altro volto a minimizzare gli incentivi per cambiare categoria di dipendenti, affinché quindi le aziende, al fine di non dare informazioni per diversi motivi su tutti quelli che sono aspetti fondamentali sociali, decidessero appunto di classificare al proprio interno la forza lavoro in modo diverso. Come abbiamo proceduto? Siamo partiti dalla definizione del GRI, che dà una definizione di quelli che sono dipendenti. Poi nel box che vedete a metà sono i non dipendenti, il cui lavoro o posto di lavoro è controllato dall'azienda, e poi ci sono tutti i lavoratori, la forza lavoro nella catena del lavoro, il cui posto di lavoro non è controllato dall'azienda. Per quanto riguarda i dipendenti, di fatto abbiamo adottato a livello di Project Task Force la stessa definizione, dove invece abbiamo deciso di divergere rispetto alla definizione data del GRI e quella dei non dipendenti. Questo perché
che cos'è, cosa significa controllare il lavoro o un posto di lavoro non è sempre chiaro. Ovviamente questo è risultato ancora più difficile con tutto quello che è successo a seguito della pandemia, quindi tutto quello che riguarda lo smart working e così via. Ecco che quindi come abbiamo definito non dipendenti, quelli che sono contractor individuali, quindi tutti quelli che hanno individui che hanno un contratto di lavoro con l'organizzazione, e invece tutto quello che riguarda l'employment attraverso dei lavoratori ad interim. Ultimo box invece quello che riguarda i lavoratori all'interno della catena del valore, ovviamente a monte e a valle, questo per essere consistent con quelli che sono già le indicazioni dei cross-cutting standard. Da questo, per quanto riguarda l'ISRS S1, quindi questo quello che riguarda la forza lavoro, abbiamo degli aspetti generali e poi degli aspetti più specifici per quanto riguarda condizioni di lavoro, pari opportunità e altri diritti legati al lavoro. Qua vedete una panoramica anche di quelli che sono il numero di obblighi informativi che sono richiesti sia a livello generico che a livello di singoli topics. Qui è per darvi di fatto una overview di quello che come è stato articolato l'ISRS S1. Quindi ci sono aspetti e disclosure requirement che riguardano più che altro la strategia, e come è stato spiegato prima, di tutti questi trovate indicazione nell'application guidance, perché come è stato già detto prima sia dalla dottoressa Genuardi e dal professor Zambon, di fatto già c'è già un cross-cutting standard che dà indicazioni su quali debbano essere disclosure requirement in merito alla strategia. Nell'ISRS S1 invece trovate un riferimento più specifico di come la strategia debba essere declinata a livello di forza lavoro. Poi invece cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di dare dei disclosure requirement un po' più specifici per quanto riguarda politiche, obiettivi, piani d'azione e risorse, e di questo ne parlerò un attimo. Importante aspetto da sottolineare a questo proposito è che l'idea è stata quella di allineare il più possibile quelle che sono soprattutto le procedure e i processi a quanto già previsto dalla proposta della Corporate Sustainability Due Diligence Directive. E in ultimo poi ci sono tutta una serie di misure di performance a livello generico e poi a livello di vari subtopics. Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero questi sono tutta una serie che vi dicevo di informazioni che vengono richieste, che sono meglio specificate dallo standard rispetto a quanto già previsto dai cross-cutting standard. Quindi ad esempio vengono richieste informazioni su quello che è l'impatto del modello di business e della strategia sui rischi e l'opportunità nei confronti della propria forza lavoro. Questo solo per darvi un esempio di come è declinato a livello di forza lavoro. La stessa cosa è stato fatto anche per, non solo per la strategia e il business model, ma anche a livello di impact, risks and opportunities. Quindi ad esempio ci sono aspetti nell'application guidance dello standard che riguardano l'inclusione dei lavoratori interessati nell'ambito della rendicontazione e i tipi di lavoratori interessati. Stessa cosa anche per gli aspetti poi più di governance, questo soprattutto per quanto riguarda tutti gli aspetti di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Quindi qua trovate di fatto, come dicevo, tutti degli aspetti più specifici che vengono richiesti dallo standard ISRS S1 rispetto invece a quello che è richiesto a livello più generico dai cross-cutting standard. Poi per entrare un po' più nello specifico delle politiche, degli obiettivi, dei piani d'azione, delle risorse, qua trovate quelli che sono i vari disclosure requirement, mentre sulla destra trovate anche l'allineamento rispetto ad altri strumenti, framework e standard, tra cui anche la SFDR. Di fatto con questi disclosure requirement che cosa si è cercato di fare? Si tratta innanzitutto di informazioni che sono principalmente di natura descrittiva, a parte, ad eccezione del disclosure requirement sugli obiettivi, quindi quello che vedete indicato come DRS14, che sono volte a dare informazioni su come l'azienda innanzitutto organizza gli scambi con i propri dipendenti, ma anche con i rappresentanti dei dipendenti, sia su quella che sono gli aspetti di identificazione
degli impatti attuali e potenziali delle attività dell'azienda, ma anche per quanto riguarda tutte altre preoccupazioni che i dipendenti e i loro rappresentanti su cui vorrebbero informare l'azienda. Secondo aspetto che si è voluto riportare è stato quello di fare in modo che l'azienda possa assicurare l'esistenza e l'attuazione delle procedure necessarie per garantire la conformità di quelle che sono le attività e le condizioni delle condizioni di lavoro ai principi e ai principali convenzioni internazionali proprio su questo tema. Ulteriore aspetto è quello di fissare degli obiettivi al fine di appunto capire come l'azienda gestisce quelli che sono gli impatti negativi, ovviamente material, quello che è l'avanzamento degli impatti positivi e la gestione dei rischi e delle opportunità materiali sulla forza lavoro, e gli altri invece sono anche tutto quello che riguarda gli interventi sulla base di questi obiettivi e in ultimo gli approcci per la mitigazione dei rischi materiali e poi anche per il perseguimento di opportunità legate alla propria forza lavoro. Quindi questo per quanto riguarda tutti gli aspetti più di politiche, obiettivi, piani d'azione e risorse. Ovvio che ovviamente l'idea non è quella di dettare all'azienda un comportamento, ma piuttosto, ove possibile, soprattutto capire se e come ci sono obiettivi e quali siano state le procedure in essere in questo senso. Dicevo prima che tutti questi aspetti, soprattutto legati alle procedure, ai processi, si è cercato di essere per di più allineati, per quanto possibile, con la proposta di direttiva sulla sustainability due diligence. Qua vedete di fatto come tutto quello che è già inserito nell'application guidance o in alcuni disclosure requirement dei vari standard sociali vanno a mettersi a posizionarsi on top di quanto già previsto a livello di due diligence. Per quanto riguarda ora invece quelle che sono le misure di performance, come vi dicevo, ci sono misure di performance a livello generale e per topic. A livello generale cosa si è preso in considerazione? Ancora una volta quella che è la differenza tra le informazioni che sono a disposizione dell'azienda, tra quelli che sono i dipendenti e i non dipendenti. Quindi l'idea è quindi di andare a chiedere all'azienda, basandosi su quanto inoltre già previsto dal GRI, informazioni di natura quantitativa e qualitativa, però differenziata in base a quella che è la categoria di dipendente a cui si fa riferimento. Ovviamente per quanto riguarda dipendenti dell'azienda vengono richieste informazioni che sono un po' più granular rispetto a quelle invece che sono che è la categoria dei non dipendenti. Per quanto riguarda le misure di performance invece dei subtopics, qua vedete, li vedete di fatto riprodotti in questa slide, con anche, come dicevo prima, quello che è l'allineamento con già framework e standard a disposizione a livello internazionale. Quell'idea qual è stata? Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, fare in modo che l'azienda possa fornire informazioni sia di natura quantitativa e qualitativa per descrivere e valutare la qualità delle condizioni di lavoro all'interno dell'impresa. Ovvio che in base a quello che è il diverso disclosure requirement, gli indicatori devono essere forniti in valore assoluto o in valore percentuale. Voglio anche sottolineare, lo vedete anche riprodotto nella slide, che c'è un disclosure requirement per quanto riguarda le ore lavorative, quindi il numero di dipendenti che di fatto abbia superato le 48 ore lavorative all'interno di una settimana, sia di natura opzionale. Per quanto riguarda la misura della performance delle pari opportunità, ancora una volta si è cercato di richiedere informazioni di natura sia quantitativa che qualitativa, che possa coprire che cosa? Principalmente quello che sono le differenze tra il salario maschile e femminile, ma anche il salario massimo e mediano. Qui si fa riferimento di fatto a quello che viene conosciuto come CEO ratio rispetto a quello che è il medium ratio dei dipendenti. Qua però la cosa interessante è che se andate a vedere il disclosure requirement non trovate riferimento al CEO ratio per quanto riguarda il salario del CEO, ma piuttosto si fa riferimento all'individuo che risulta essere
più elevato livello di governance. Oltre a questo, che cosa? Abbiamo richiesto informazioni per quanto riguarda l'occupazione dei lavoratori disabili, ma anche le differenze nei diritti e nella copertura sociale tra dipendenti e altri lavoratori non contrattuali. Oltre a questo, che cosa? Anche tutti i canali messi a disposizione per la segnalazione di episodi discriminatori e anche le azioni intraprese dall'azienda per andare a sanare situazioni di disuguaglianza. Quindi di fatto ritorna in essere tutto quell'aspetto, se vogliamo, legato più ai processi, al fatto che effettivamente l'azienda non solo dia determinate informazioni su quelli che sono gli obiettivi, ma anche le procedure e i risultati. In ultimo, per quanto riguarda i diritti, altri diritti legati al lavoro che quindi non sono coperti dai precedenti subtopics, sono di fatto quelli che trovate qui elencati, ancora una volta informazioni di natura quantitativa e qualitativa, volte a comprendere che cosa, tutti aspetti che riguardano quelle che sono la contrattazione collettiva, quella che è la qualità del dialogo sociale, ma anche il rispetto di tutta una serie di libertà individuali e anche riferimento alla privacy al lavoro. Ora passo invece a quello che sono gli altri standard, quindi gli altri standard che sono stati coperti dal cluster 5, che comunque sono più brevi, anche perché, come dicevo inizialmente, tutta la serie di misure di performance verrà poi sviluppata in questa nuova fase della task force. Questo di fatto è interessante vedere che cosa, che la bozza di questi standard includono che cosa? 6 obblighi informativi che sono identici, anche se applicati alle 3 categorie di attori cui fanno riferimento questi standard. Quindi appunto si fa riferimento a tutti quelli che sono i lavoratori nella catena del valore, le comunità che risultano essere impattate dalla vita dell'azienda, i consumatori interessati e utenti finali. Questo, come dicevo prima, sono oltretutto allineati con i primi 6 disclosure requirement dell'ISRS S1 sulla propria forza lavoro. Come dicevo, gli obblighi informativi cosa vanno a coprire? Di fatto vanno a coprire aspetti di procedure, obiettivi, piani d'azione e risorse. Quindi ad esempio alcune cose che vengono richieste, sempre un top rispetto a quelle che sono i disclosure requirement delle ISRS 2, quindi il cross-cutting standard, sono informazioni appunto di impatto e di come la strategia e il business model dell'azienda tenga in considerazione tutta questa serie di attori cui fa riferimento questi standard, oltre a spiegare anche come le opinioni, gli interessi, i diritti di tutti gli stakeholder hanno influenzato dal punto di vista material, quindi dal punto di vista della materialità, gli aspetti contenuti nell'ISRS S2 e S4. La stessa cosa, quindi ancora una volta si va a livello un po' più granular rispetto a quanto previsto dall'ISRS 2, quindi il cross-cutting standard, a livello di impatti, rischi e opportunità materiali. Ovvero si vuole tenere in considerazione che tutte le parti interessate da questi standard, quindi come dicevo, quelle che è la forza lavoro della catena del valore, le comunità impattate e oltretutto le comunità impattate e i consumatori e gli utilizzatori finale vengano ricomprese nella rendicontazione. E qui vedete tutti i disclosure requirement, come dicevo prima, che di fatto fanno parte di questi standard e che riguardano, rispecchiano quanto già richiesto dall'ISRS S1 per i propri dipendenti, però declinati sulle 3 categorie di stakeholder cui fa riferimento questi standard. Io con questo ho terminato, Alessandro. Grazie Laura, veramente grazie per averci spiegato, aver raccolto questa sfida di spiegarci in un tempo così breve un impianto così ricco e averci fatto percepire la ricchezza anche delle argomentazioni che stanno alla base di certe scelte, in tutta la parte iniziale quando hai spiegato l'S1, no? Tutta la ricchezza di implementazione che certamente richiede anche per noi un ripensamento, perché poi chi dovrà redigere gli standard di sostenibilità dovrà tenere presente non solo gli standard, ma anche quello che c'è dietro. E tu ce l'hai fatto molto ben cogliere. Grazie, ovviamente ci saranno altre occasioni di ritornare su queste cose, ma intanto andiamo avanti, devo dire quindi che possiamo procedere e procediamo con la terza lettera, con la G di governance. Avendo con noi il dottor Andrea Giannini, advisor della Consob e già componente della Project Task Force al cluster 6 dell'EFRAG,
insieme alla dottoressa Grazia Di Cuonzo, anzi professoressa Grazia Di Cuonzo dell'Università di Bari, che faceva parte del Technical Secretariat, e ci parleranno degli standard di sostenibilità sulla governance. Prego, la parola è a voi. Avete una quindicina di minuti per poter esporre la vostra presentazione. Buon pomeriggio, innanzitutto spero che mi sentiate e che vediate anche le slide, mi date conferma gentilmente. Sì, sì, la sentiamo e vediamo bene le slide. Perfetto. E grazie innanzitutto dell'invito alla Fondazione OIBR e al Presidente Lai e al Professor Zappini. Vado dritto al punto, anche perché il tempo a disposizione è chiaramente poco. Vorrei soffermarmi soprattutto su tre punti, appunto G1 riguarda governance, risk management e internal control. Vorrei focalizzarmi su tre punti principali che secondo me sono molto importanti per capire da una parte l'approccio che è stato seguito per la redazione di questo standard, e secondo punto diciamo è anche la lettura di questo standard in relazione a quello che è l'architettura generale. Terzo punto, poi i rischi, visto che il tema della governance è un tema che sappiamo essere già ampiamente anche normato dal punto di vista appunto della legislazione europea e poi anche nazionale. Per quanto riguarda il primo aspetto, vorrei appunto evidenziare che, come è stato già detto ampiamente, il punto di partenza è chiaramente la proposta di direttiva sulla corporate sustainability, che introdurrà forse verosimilmente un nuovo. È un cambiamento all'articolo 19b, comma 2c dell'accounting directive, e in particolare appunto obbliga le imprese che rientrano nello scopo della direttiva a fornire informazioni chiaramente complementari sui fattori di governance, in particolare al ruolo e alla composizione degli organi di vertice societario. E inoltre un altro aspetto, appunto, dovranno fornire anche informazioni per quanto riguarda i sistemi di controllo interno e di gestione del rischio. Questo è chiaramente un tema che abbiamo visto già, il dottor Tezzonna ha sottolineato, e si parte dalla proposta direttiva. Chiaramente non abbiamo ancora un quadro definitivo della normativa di come finirà il negoziato europeo, però sicuramente su questa base si è poi portato avanti il lavoro di redazione di questi draft di standard. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare è come la lettura, e questo invito diciamo tutti quelli che sono collegati a leggere appunto attentamente appunto sul tema della governance G1 collegato a ISRS2, in particolare appunto al tema disclosure requirements che sono indicati nel cross-cutting standard. Quindi va visto diciamo il tema della governance sotto un duplice aspetto, un aspetto che riguarda il processo di governance a supporto dei temi di sostenibilità, e mi riferisco all'ISRS2, e il tema invece della governance come topics in sé per sé, quindi al pari del fattore G e anche al pari diciamo del fattore S. Io ricordo che, come è stato diciamo indicato in una slide, nella cross-cutting standard i temi della governance, dicevo, sono a supporto della sostenibilità e di fatto ruotano attorno, sono 5 disclosure requirements, ruotano attorno a 4 grandi macro aree. Uno, il ruolo e la composizione degli organi diversi societari, o riguarda i temi di sostenibilità. Due, è sicuramente l'informazione che perviene agli organi di vertice su questi temi di sostenibilità. Tre, sono le tematiche che gli organi di vertice affrontano appunto relativamente ai temi di sostenibilità. E quattro, sono gli schemi di incentivazione collegati a policy targets e anche piani d'azione sui temi di sostenibilità. Un altro aspetto che vedete qui riprodotto nella slide, su cui chiaramente bisogna avere molta attenzione e che è stato oggetto di attenzione anche nello standard, è il rischio di duplicazione delle informazioni che sono contenute nel management report, perché come sappiamo chiaramente alcune società quotate già redigono una relazione sul governo societario all'interno della relazione sulla gestione, e quindi necessariamente c'è un rischio, diciamo, ci potrebbe essere un rischio di duplicazione, e questo rischio un po' diciamo è stato attenuato, si cerca di attenuarlo appunto con un cross reference, quindi qualora già l'informazione è già stata fornita ai sensi appunto nell'ambito della relazione sulla gestione, chiaramente diciamo basta nel sustainability reporting
basta fare diciamo, un cross-reference ed evitare la duplicazione delle informazioni. Su questo aspetto vorrei evidenziare come tuttavia anche l'articolo 1,5 della proposta direttiva prevede che su tre punti fondamentali si possa dare l'informazione direttamente nel sustainability reporting, e mi riferisco in particolare alla descrizione dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio, alle informazioni che riguardano il ruolo e la composizione degli organi societari, e tre anche per quanto riguarda la diversity policy. Quindi questi tre temi possono essere affrontati direttamente, quindi si può essere compliance con l'accounting directive facendo riferimento direttamente al sustainability reporting. Andando più nel preciso, nel dentro lo standard G1, possiamo innanzitutto dare questa l'architettura di questo standard è di fatto composto da 10 disclosure requirements suddivisi sulla base di un po' dell'architettura generale, si è cercato un po' di ricondurre ad un'architettura generale degli standard europei in tre macro, diciamo, sezioni. Uno disclosure requirement riguarda un po' la parte di governance e organizzazione, 7 disclosure requirement riguarda la parte di policy e di processi interni, e 2 disclosure requirement riguardano invece la parte di misurazione delle performance. Quindi abbiamo detto, quindi sono in totale 10 disclosure requirements, e andandoli diciamo a vedere più da vicino possiamo vedere come il primo disclosure requirement, che riguarda appunto i temi, le informazioni che dovranno essere fornite sulla struttura, sulla composizione degli organi di governo societario, e in particolare sull'attribuzione di ruoli e responsabilità di vertice. Qui ho voluto per completezza dovranno essere riprodotto quelle che sono un po' le informazioni che saranno richieste appositamente, tra cui appunto l'identità dei membri, la classificazione tra esecutivi e non esecutivi, i requisiti di indipendenza, le deleghe che vengono attribuite agli organi, ai singoli membri, nonché a eventuali sottoorgani societari, alla rappresentatività di alcuni gruppi di stakeholder all'interno dell'organo di governo, nonché alle competenze che sono rilevanti in relazione al settore di attività, ai prodotti e alle aree geografiche. Questo quindi è il primo disclosure requirement che riguarda la parte di organizzazione e di governance generale. Per quanto riguarda gli altri 7 disclosure requirement che afferiscono, diciamo, alla sezione delle policy e dei processi, possiamo appunto individuare il secondo disclosure requirement, che è sulla parte di corporate governance code or policy, che appunto attiene a tutte le informazioni sugli obblighi legali o regolamentari che influenzano la governance. Anche qui ricordiamo che ricordo che è possibile, in base all'application guidance, fare cross-reference alla relazione sul governo societario, che è previsto appunto per le società quotate, per evitare duplicazioni. Per quanto riguarda il disclosure requirement 3, riguarda il processo di selezione e di nomina dei membri degli organi di vertice, e qui le informazioni che devono essere fornite riguardano anche se gli stakeholder vengono coinvolti in questo processo, e individuare anche come vengono coinvolti, nonché anche considerare nell'ambito dei criteri di selezione di nomina anche fattori che riguardano specificamente la diversity, l'indipendenza e la competenza degli stessi membri. Per quanto riguarda il disclosure requirement numero 4, riguarda appunto la policy, sulla diversity policy. In questo caso la disclosure attiene alla policy che promuove una composizione diversificata degli organi di vertice, e qui ci riferiamo in particolare a quelli che sono un po' i criteri principali, quindi gender, age, l'eventuale presenza di gruppi di minoranza o vulnerabili, o le competenze discusse degli stessi organi, gli stessi membri che appartengono a questi organi, e l'indicazione anche degli obiettivi della policy e anche delle modalità di implementazione della stessa. Per quanto riguarda invece il disclosure requirement numero 5, qui si entra un po' nel processo di valutazione delle performance degli organi di vertice, e qui deve essere data evidenza anche della frequenza con cui avviene questa valutazione, nonché anche delle azioni intraprese a seguito appunto della stessa valutazione. Andando più avanti, sempre nell'ambito della stessa sezione delle policy, un disclosure requirement riguarda le informazioni sulle politiche di remunerazione degli organi di vertice, e qui va data evidenza separata del ruolo e delle responsabilità che vengono attribuite nel processo
di remunerazione. In particolare possiamo riferirci ad esempio a membri indipendenti dell'organo di vertice, nonché anche l'eventuale coinvolgimento di consulenti esterni in questo processo, nonché l'incorporazione di eventuali interessi di stakeholder nell'ambito di quelle che sono le policy di remunerazione. Inoltre cioè deve essere data separata disclosure anche delle tipologie di remunerazione individuate, qui diciamo classicamente quelle che sono poi le componenti fisse e variabili della remunerazione, suddivise chiaramente in varie tipologie. Per quanto riguarda invece la disclosure requirement numero 7 e 8, qui andiamo più dentro in quello che riguarda i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno. Per quanto riguarda il disclosure requirement numero 7, qui va data appunto evidenza del sistema di gestione dei rischi aziendali ed evidenza delle informazioni che riguardano l'approccio alla valutazione dei rischi, le metodologie utilizzate per l'identificazione dei principali rischi aziendali, l'impatto sui processi aziendali, nonché le modalità di reporting verso chiaramente l'organo di vertice. Per i sistemi di controllo interno vi è appunto un apposito disclosure requirement, che è quello il G1.8, che prevede una disclosure su sistemi di controllo identificando principalmente informazioni che riguardano lo scopo, i principali componenti e le caratteristiche del processo di controllo interno, le descrizioni di modalità di reporting all'organo di vertice, nonché le descrizioni, questo diciamo è un aspetto importante, che riguardano le principali caratteristiche del sistema di controllo interno, che riguardano però il processo di verifica e approvazione del reporting di sostenibilità. Quindi va data anche separata indicazione, evidenza di questo tipo di informazione. Andando invece al termine di questo intervento, facciamo riferimento agli ultimi due disclosure requirement che riguardano diciamo le misurazioni di performance. Qui sono stati individuati due distinti disclosure requirement: uno riguarda la composizione degli organi appunto di vertice e il secondo, che è il G1.10, riguarda invece il numero di frequenza. Per quanto riguarda il G1.9, in questo caso dovrà essere data informazione sulla percentuale di membri indipendenti che costituiscono l'organo di vertice societario, e nonché dovranno essere anche date informazioni sulla percentuale di membri che costituiscono sempre l'organo di vertice societario, classificate in base a questi diversi gruppi, quindi genere, età oppure altri indicatori. E qui diciamo c'è la possibilità anche sulla base della singola appunto società di poter individuare eventuali sottoindicatori che possono essere di interesse per poter fornire questo tipo di disclosure. Per quanto riguarda invece il G1.10, in questo caso dovrà essere fornita una disclosure per quanto riguarda il numero di meeting degli organi societari durante chiaramente l'esercizio in cui si rendi conto, nonché anche il numero di membri che partecipano a ciascun meeting. Io con questo ho concluso, spero velocissimamente, il mio intervento e passo la parola alla professoressa Di Conso. Sì, grazie dottor Giannini, grazie molto anche per aver dato conto nella sua esposizione di tutto il tema delle cross-reference, che credo e anche il suo intervento possa aver tranquillizzato un attimo quelli che sono gli emittenti, che nel frattempo se riesce a togliere la condivisione della sua slide, così diamo luogo alle altre, e perché credo sia un tema molto importante, perché le società quotate sono abituate a redigere una relazione di governance, qui ci sono degli obblighi di governance anche piuttosto importanti, anche per le altre, certamente si tratta di districarsi in questo ambito e lei ha dato delle risposte che possono essere molto importanti anche per coloro che si stanno chiedendo se non debbano duplicare le informazioni. E andiamo avanti allora, quindi grazie davvero alla professoressa Grazia Di Conso, che è professoressa associata a Bari e che ha fatto parte del tecnico segretariato, e che ci parla invece del secondo standard su un tema delicato che è la business conduct. Cerchiamo di capire, grazie, con poche parole, che cosa voglia dire e come mai questa grande rilevanza. Ringrazio il professor Lai per la parola e anche per l'invito, e ringrazio anche il professor Zambon. In particolare appunto vi presenterò il draft dello standard europeo di rendicontazione della sostenibilità che riguarda il business conduct, il comportamento, quindi la condotta aziendale.
Il percorso di emanazione dei draft del ISRS è stato già ampiamente dibattuto nei precedenti interventi, quindi non mi soffermerò su questo. Mi permetto soltanto di fornire qualche informazione più dettagliata di come ha operato il Cluster 6 che si è occupato appunto dei temi della governance. Al fine di offrire un quadro completo del percorso di emanazione dei draft, in particolare del G1 e del G2. Nella prima fase sono state mappate tutte le informazioni richieste da altre norme, standard e framework o altre iniziative internazionali, e per quanto riguarda, quanto concerne il draft standard del G2 Business Conduct, le fonti rilevanti individuate sono state i GRI standards e il Transparency International's Questionnaire Related to Anti-Corruption. È stato anche utilizzato l'audience database che è stato predisposto dal UN Global Compact in collaborazione con l'audience international Research Center. Il team ha poi predisposto una lista di possibili disclosure sul tema del business conduct, che sono lista che è stata poi discussa all'interno del cluster, e successivamente sono stati recepiti feedback, sulla base dei feedback sono state elaborate poi le proposte, le prime bozze di standard sottoposte ai vari step, in particolare poi al triple process review process. Lo standard G2 è stato sviluppato sulla base dell'articolo 19b, 2 lettera C della CSRD, come è stato già ampiamente detto, in particolare nella parte in cui la proposta della direttiva richiede informazioni sull'etica aziendale, sulla cultura d'impresa, sulla lotta alla corruzione attiva e passiva, sugli impegni politici delle imprese, comprese le attività di lobbying, e sulla gestione della qualità dei rapporti con i partner commerciali, incluse comprese le pratiche di pagamento. La finalità di questo standard è quella di specificare quali sono gli disclosure requirements che consentano agli utilizzatori del bilancio di sostenibilità di comprendere la strategia, l'approccio, i processi e le procedure dell'impresa, e anche di comprendere le performance in materia di condotta aziendale. I disclosure requirements dello standard sono di tipo sector agnostic e quindi non sono specifici del settore, ma sono trasversali. Come è stato appena sottolineato, al fine di evitare duplicazione di informazioni, è prevista nello standard la possibilità di riportare i riferimenti incrociati nel report di sostenibilità. Qual è l'architettura dello standard? Lo standard, in particolare con riferimento ai disclosure requirements, prevede 4 principali aree di riferimento: la strategia, il business model, la governance e l'organizzazione, gli impatti, i rischi e le opportunità come prima area di riferimento, le politiche e i targets, l'action plan e le risorse dedicate, e le performance measures. Quali sono i temi, come le tematiche coperte da questo standard, dal G2? Solo una piccola nota del percorso di questo standard: precedentemente era stato denominato Responsible Business Practices. La task force ha poi previsto una visione un po' più neutrale e ha deciso di denominare questo draft Business Conduct. Quali sono le aree che copre? La cultura aziendale, la lotta contro la corruzione attiva e passiva, o comunque contro comportamenti che possono essere considerati poco corretti perché determinano posizioni di potere con un impatto negativo verso la società, ma anche temi della trasparenza con riferimento ai comportamenti anticompetitivi, l'impegno politico e alle lobbying. Perché uno standard su questi temi? È ovvio che deriva dalla proposta della direttiva, ma anche perché la corruzione è sicuramente rappresenta un freno alla crescita economica, e anche i comportamenti anticompetitivi non consentono in realtà una ottimale allocazione delle risorse, e quindi questo ostacola le opportunità di creazione del valore. Entrando subito nel dettaglio dei disclosure requirements, il primo disclosure requirements riguarda la strategia e richiede che tutte le imprese, debbano comunicare quali sono le iniziative per sviluppare e promuovere una cultura della condotta aziendale. Lo standard prevede anche delle possibili informazioni che possono essere fornite a titolo esemplificativo, per esempio se l'impresa prevede delle specifiche clausole contrattuali sulla condotta aziendale nell'ambito della sua catena del valore. Accanto al disclosure requirements e allo standard c'è l'application guidance, che aiuta i redattori del bilancio di sostenibilità nel fornire le informazioni. Con riferimento al primo disclosure requirements, per esempio, ritiene che si possa tener conto anche dell'esistenza di un codice di condotta o di una statement di valori o di documenti analoghi.
Disclosure Requirements 2 che riguarda le politiche e gli obiettivi di condotta aziendale. Quindi l'impresa deve fornire informazioni sulle proprie politiche in materia di condotta aziendale. Quali sono qui gli aspetti da considerare? In particolare qui se l'impresa adotta delle politiche, adotta o no delle politiche di whistleblowing. Qual è l'impegno dell'impresa ad indagare in modo indipendente e obiettivo sugli episodi che si riferiscono alla condotta aziendale, se una descrizione del meccanismo di segnalazione dei comportamenti non etici o illegali e una descrizione anche di come vengono gestiti gli incidenti relativi ai contratti in relazione all'interno della catena del valore dell'impresa. L'application guidance 5 precisa che le politiche relative alla condotta aziendale devono coprire il processo di gestione degli incidenti sia all'interno dell'organizzazione che all'interno della catena del valore. Guardando invece il disclosure requirements 3 e 4 che si riferiscono all'area di action plans e dedicated resources, le imprese devono fornire informazioni sul sistema di prevenzione, individuazione, indagine e risposta delle accuse degli incidenti di corruzione attiva o passiva oppure dei comportamenti anticoncorrenziali. E qui informazioni anche di tipo quantitativo. Per esempio, un'impresa dovrebbe indicare il numero di indagini interne avviate in risposta a denunce o incidenti relativi alla corruzione attiva o passiva o comportamenti anticoncorrenziali o numero di segnalazioni relative a questi episodi. Disclosure requirements dal 5 al 10 riguardano invece le performance measures, le misure di performance e quali sono le requisiti di informativa. Informazioni su eventuali programmi offerti di formazione relativa alla corruzione attiva o passiva. E in questo caso nell'application guidance è fornito un esempio di disclosure. Come vedete la disclosure non è solo qualitativa in questo caso ma anche quantitativa. Individua qual è il numero di dipendenti che hanno avuto accesso a questa formazione, qual è la frequenza e quali sono gli argomenti trattati. Disclosure requirements 6, informazioni su procedimenti legali relativi alla corruzione attiva o passiva durante il periodo di riferimento. Disclosure requirements 7, informazioni su qualunque indagine o controversia annunciata pubblicamente relativa a comportamenti anticoncorrenziali. Disclosure requirement 8 fa riferimento al beneficial ownership, quindi all'informazione sui titolari effettivi della direttiva. La disclosure requirements 9, informazioni sui contributi pubblici sull'attività di lobbying e il 10 sulle pratiche di pagamento, quindi informazioni sulle pratiche di pagamento per favorire la trasparenza. L'ultima annotazione è che nelle basis for conclusions poi c'è una tabella riepilogativa dove vengono indicate le varie fonti di riferimento per ciascun disclosure requirements. Credo di essere stata nei tempi, ringrazio il professor Lai. Grazie professoressa, grazie gentilissima. Insieme ad Andrea Giannini avete spiegato molto bene quelli che sono i requisiti e quanto prevedono gli standard per la governance. Insomma, continuiamo a spaventarci un po' perché capiamo che c'è parecchio da fare. Bene, a questo punto c'è una piccola inversione di programma, nel senso che il dottor Carassi arriverà alla fine insieme al professor Zambon. E nel frattempo, così anticipiamo anche i tempi per la tavola rotonda, nel frattempo invece do la parola al dottor Gianluca Manca, che è Head of Sustainability di Horizon Capital, componente anche lui della Project Task Force sul Cluster 8, e lui ci parlerà di un tema che insomma ci guarda un po' anche a una curiosità, perché insomma questi standard certamente sono stati progettati per entità di medio-grandi, ma devono essere poi possibili, deve essere possibile usarli in questa forma o in altra semplificata anche da parte delle piccole e medie imprese. Qui c'è un grandissimo dibattito anche politico nell'ambito dell'Unione Europea e in particolare tra la Commissione e il Parlamento. Vediamo un po' quali sono gli avanzamenti e le riflessioni che si possano dare sui report di sostenibilità nelle piccole e medie imprese. Prego, dottor Gianluca. Buon pomeriggio, grazie a OIBR per l'invito. E grazie professor Lai per la parola. Provo a condividere le slide per cominciare a fare qualche riflessione insieme. Il mio intervento di oggi sarà particolarmente conciso per due ragioni. La prima è che gli standard naturalmente non sono stati ancora pubblicati per consultazione e la seconda è che i panelist di oggi hanno dato già una approfondita lettura della difficoltà di interpretare per bene i disclosure requirements così come sono stati proposti da questo ingente pezzo di legislazione da venire.
Spero che vediate le slide in modo che io possa cominciare a commentarle. Se mi date una velocissima conferma, parto. Sì. Perfetto, grazie. Il problema che ci siamo posti quando abbiamo abbracciato la possibilità di venire incontro a un sentimento politico, che era quello di coinvolgere le piccole e medie imprese nel grande disegno della rendicontazione e nell'inclusività voluta dalla Commissione di tutte le attività finanziarie ed economiche europee, ci siamo trovati davanti a una serie di impedimenti. Impedimenti che dipendono dal fatto che le piccole e medie imprese hanno una struttura particolarmente differenziata al loro interno e rispondono poco alle dinamiche e alle esigenze dei grandi gruppi. Quindi la prima cosa che ci siamo posti come tema è sostanzialmente come bilanciare da una parte i necessari requisiti richiesti dagli stakeholder vari, quindi dai preparatori, dalle istituzioni finanziarie, dalle pubbliche amministrazioni, dalle NGO, quindi da tutti i soggetti che richiedono dati alle piccole e medie imprese da una parte, e dall'altra abbiamo dovuto soppesare invece la capacità vera e propria delle piccole e medie imprese di produrre dati che in qualche modo devono essere interessanti per la controparte e devono avere un significato che porti la controparte a poterli utilizzare. Quindi dal punto di vista della capacità delle piccole e medie imprese, le consultazioni che abbiamo fatto all'interno dei gruppi di esperti ci hanno chiaramente evidenziato come i dati che devono essere messi a disposizione delle piccole e medie imprese devono essere assolutamente raggiungibili, devono essere proporzionati in termini dello sforzo che la piccola impresa deve fare nei confronti delle grandi, che hanno già facilità a produrre tutto un insieme di dati e di strutture di dati in termini di reporting, e poi devono essere cost effective. In questa cost effectiveness c'è una ricerca che abbiamo preso in considerazione, perché questa ricerca ci mostrava come mediamente le grandi aziende spendono fino da 1 a 4 euro circa a dipendente per far fronte a tutte le necessità amministrative di reporting. Le piccole imprese in media invece ne hanno 12 di euro per ogni dipendente per far fronte. Quindi già abbiamo capito che c'è comunque una disparità in termini di costo e abbiamo cercato di affrontarla, come vedremo. La prima considerazione che abbiamo voluto fare è di natura macroeconomica. E quindi siamo andati ad analizzare l'annual report sulle piccole e medie imprese della Commissione dell'anno precedente, e naturalmente questi sono i numeri che ci hanno confortato nella costruzione del progetto così come oggi vi descriverò. Di fatto va considerato sempre, mai dimenticato, che ci sono oltre 21 milioni di entità registrate in Europa, di cui il 99,8% di tutte sono piccole e medie imprese. Quindi l'ingente quantità di disclosure requirement che abbiamo visto in rassegna oggi riguarda ad oggi soltanto lo 0,2% delle società registrate in Europa. Di questo 99,8% di tutte le aziende, il 93% sono microimprese, quindi che hanno meno di 10 dipendenti. Partendo da questa considerazione, arriviamo ad un'altra particolarmente importante. Le piccole e medie imprese in Europa rappresentano il 53% del valore aggiunto, quindi sostanzialmente contribuiscono in maniera particolarmente accesa al PIL. E un'altra informazione che abbiamo voluto mettere a disposizione delle consultazioni interne è che il 65% della forza lavoro in Europa viene proprio da piccole e medie imprese, con oltre 100 milioni di persone impiegate in tutte le catene di fornitura e di produzione. Quindi partendo dalle richieste della CSRD proposal, ci siamo chiesti innanzitutto che cosa dobbiamo andare ad intercettare, quindi chi, perché, cosa e come. Chi? Abbiamo cominciato con analizzare le piccole e medie imprese quotate, così come richiesto dalla proposta legislativa. Allo stesso tempo ci siamo posti il problema anche di andare a controllare che cosa sarebbe successo alle piccole e medie imprese che invece non sono quotate e che non hanno potenza di fuoco, come dicevamo poc'anzi, per far fronte a un immediato eventuale disegno legislativo che le coinvolga.
Perché? Perché fondamentalmente deve essere obbligatorio a un certo punto della vita di una piccola e media impresa, ma abbiamo capito che questo effetto in qualche ragione verrà anticipato da quello che poi chiameremo il trickle down effect, cioè l'effetto sgocciolamento. Effetto sgocciolamento che andiamo poi ad evidenziare in una slide che vi faccio vedere fra poco. Ma l'effetto sgocciolamento è sostanzialmente l'effetto che coinvolge le piccole imprese che fanno parte di catene di fornitura, che saranno in qualche modo costrette a uniformarsi alle richieste dei loro clienti di grande dimensione, che naturalmente cercheranno di analizzare tutta la loro filiera di fornitura. L'abbiamo visto prima da una collega che ha fatto vedere come lo scopo 3 e quindi quello che attiene proprio alla catena di fornitura e deve essere preso in considerazione, in qualche maniera deve essere gestito nella ricezione di questi dati. Che tipo di informazioni stiamo cercando? Di tipo sia quantitativo ma anche qualitativo, perché sappiamo che piccole imprese, quando parliamo di microimprese parliamo della stragrande maggioranza, come abbiamo visto, delle imprese che formano il tessuto economico non soltanto dell'Italia, come sappiamo da tempo, ma di tutta l'Europa. E quindi anche informazioni di tipo qualitativo che riescano a inquadrare l'azienda che deve essere in qualche modo analizzata da un terzo soggetto in maniera più semplice ma anche più immediata, ove i dati non siano facilmente o reperibili senza un particolare aggravio di costo. Come dobbiamo fare questo lavoro? Abbiamo pensato di farlo appunto in modo proporzionato alle capacità delle piccole e medie imprese, con una però rilevanza che, come vedevamo prima, la bilancia che abbiamo proposto all'inizio con la prima slide, che devono essere però informazioni rilevanti per gli stakeholder che li chiederanno. Immaginate una banca che deve rilasciare un acconto di cassa e che magari vorrà un'informazione sulla base di quello che gli chiede poi l'articolo 8 della tassonomia, quindi il green asset ratio, che dovrà essere in qualche modo messo a confronto tra soggetti creditizi di natura diversa. E chiaramente è ovvio ed evidente che il soggetto creditizio cercherà di avere più aziende virtuose in questo senso che non. Questa cosa spingerà naturalmente le piccole imprese a doversi dotare di una struttura che gli permetta di essere rappresentate anche sui temi della sostenibilità. Per stimolare il dibattito, naturalmente abbiamo fatto delle sessioni approfondite di incontro con una quantità di esperti provenienti da diversi settori, quindi i preparatori, come dicevo prima, istituzioni finanziarie, ma anche le organizzazioni non governative. Vado veloce perché il tempo è tiranno. Questa è la slide che vi accennavo, a cui accennavo poco fa. Ora, questa slide dovrebbe essere letta in questo modo. Vedete il soggetto rosso, la piccola società al centro, che naturalmente ha all'interno del territorio europeo un'azienda più grande che può essere, per esempio, un suo cliente, una large cap, quindi una società quotata in borsa, che fa parte comunque dello scopo della proposta della CSRD e che naturalmente farà delle richieste di informazioni alla piccola impresa che riguardano la catena del valore e quindi lo scopo 3, per esempio. Che cosa potrà fare questa azienda in termini di dati da fornire al suo cliente grosso all'interno dell'Europa? Dipende da qual è l'altro interlocutore di questa azienda. E qui arriviamo al concetto di trickle down effect. È chiaro che se una piccola impresa europea che si rivolge a un'impresa più grande europea ha come fornitore primario un'enorme impresa che non è in Europa e magari in un'area non particolarmente centrata nelle economie emerse, avrà grande difficoltà a richiedere gli stessi dati che sono chiesti dalla grande impresa europea, perché probabilmente non sarà il grosso soggetto fuori dall'Europa, molto spesso non sarà interessato al piccolo cliente in Europa a fornire tutta una serie di dati che oggi non sono tenuti a fornire. E per questa ragione metteranno il piccolo soggetto europeo, quindi la piccola società rossa europea, nella difficoltà di poter fornire quel tipo di dato. Questo tipo di tenaglia, che naturalmente vedrà un insieme di società che fanno parte della catena del valore europeo, abbiamo cercato di risolverlo con una gestione esemplificativa della proposta di uno standard che sia a livello volontariale per tutte le imprese registrate in Europa. Quali sono le difficoltà che abbiamo trovato e quali sono le cose più brucianti che abbiamo cercato di risolvere e come? Allora, è chiaro ed evidente che sulle piccole e medie imprese, lo sappiamo, c'è in tutta Europa una cascata di requisiti stringenti da una pletora di portatori di interesse. Quindi quello che abbiamo pensato come soluzione è di sviluppare una proposta
che abbia anche tempismo in questa fase e che non nasca troppo in ritardo rispetto a un'approvazione eventuale del CSRD, così come lo avete visto in rassegna oggi, perché questo innescherebbe quel trickle down effect che vi ho descritto poc'anzi. Poi c'è da dire che le piccole e medie imprese, ça va sans dire, però sono un insieme estremamente diversificato di soggetti. E per questa ragione devono essere intercettate con una semplificazione che ci permette di incontrare le loro esigenze di reporting a livello completamente basilare, in modo da permettere a chiunque di potersi esprimere. Quindi abbiamo sostanzialmente pensato di proporre a EFRAG e alla Commissione uno standard che vada bene per tutte le società registrate, che abbia la sua natura volontariale e che permetta una sorta di meccanismo di building block, dove si parte da un core reporting, quindi da un reporting fatto di una base che deve essere uguale per tutti, su cui poi si può costruire un'eventuale identità che l'azienda può voler mostrare al pubblico. Poi c'è una forte diseguaglianza all'interno di molte piccole e medie imprese, tra quelle private, quelle pubbliche, quelle quotate, che abbiamo voluto in qualche modo risolvere con quanto vi ho detto poc'anzi. Poi, come vi ho accennato prima, è costoso per le piccole imprese avere accesso a delle informazioni puntuali, avete visto di che natura e con quanta profondità gli SRS per le grandi imprese si esprimono. Naturalmente abbiamo cercato di dare l'opportunità alle piccole imprese di dare importanza alle informazioni che hanno già al loro interno. Ci sono una serie di informazioni che possono essere evinte anche dalle bollette, quindi dal rapporto che l'azienda ha con la utility in termini, per esempio, della quantità di risorse rinnovabili che producono l'energia che l'impresa adotta. E quindi per questa ragione abbiamo in qualche modo cercato di proporre anche l'utilizzo di questi strumenti già esistenti, che non rappresentano un aggravio di costo per questi soggetti. Le pratiche, come vi dicevo, sono particolarmente onerose in termini di costo. Abbiamo proposto anche una non rappresentazione dei dati necessariamente fatta di numeri discreti, ma di range, quindi di ventagli di posizionamento da un 10 a un 30% e così via, che permette a tutto un tessuto di piccole e medie imprese di iniziare a esprimersi, dando anche valore alle immagini che vogliono dare al proprio mercato, senza dover però cadere nella tagliola di dover pagare grosse e ingenti somme di denaro in un momento particolarmente difficile, perché ricordiamo che quando siamo partiti in questo lavoro eravamo in piena pandemia e sappiamo come la pandemia abbia attanagliato, abbia fatto soffrire particolarmente il segmento delle piccole imprese, e adesso con quello che sta succedendo ancora di più a causa dell'effetto inflattivo. Un'altra cosa che ci siamo chiesti era come comunicare questo impianto di reporting a piccole e medie imprese che, come abbiamo visto prima, per il 95% circa sono rappresentate da singoli soggetti che hanno un massimo di 5 fino a massimo 10 dipendenti. Quindi abbiamo focalizzato la nostra attenzione soprattutto nella semplificazione di quel linguaggio che naturalmente è difficile da assorbire per chi non è un addetto ai lavori, e quindi abbiamo semplificato moltissimo tutte le pratiche che devono essere in qualche modo messe in moto nelle piccole imprese, in modo che ciascuna piccola impresa non debba necessariamente rivolgersi in maniera automatica e assoluta ad un terzo soggetto, a un consulente che gli spieghi esattamente come fare per conto di un compenso, ma abbiamo fatto in modo che una sorta, ecco, mi viene da dire un po' come è stato per il 730 anticipato dall'Agenzia delle Entrate, un facilitatore che permette a chiunque, anche al singolo soggetto, di poter entrare in questo strumento e potersi presentare con le proprie carte e con la propria identità. Non ci sono definizioni settoriali chiare in termini proprio geografici, anche perché sappiamo che naturalmente imprese che lavorano con clienti o con sedi che non sono necessariamente soltanto in Europa sono soggette a quel trickle down effect che vi raccontavo prima, e naturalmente in tutto questo contesto una cosa che abbiamo cercato di preservare, che il sustainability reporting sia uno strumento a servizio delle imprese e non un ulteriore aggravio di costi e anche di sostanzialmente di attribuzione di responsabilità al loro interno. Qui mi taccio perché il tempo è tiranno. Vi ringrazio ancora per la disponibilità dell'intervento. Eccomi, grazie dottor Gianluca, perché caspita, purtroppo abbiamo dovuto limitare un attimo questo intervento, ma
La sua rilevanza è grandissima anche per l'impatto che avrà e avremo modo con l'OIBR di occuparcene, perché il nostro tessuto richiede un approfondimento assoluto su questa cosa, di mano in mano che i lavori all'EFRAG e all'UE si faranno più chiari per capire le direzioni, come andranno a finire sulle direzioni che ci ha enunciato. Certamente l'impatto di questa cosa ha avuto riguardo ai costi anche, lei li ha citati prima, i 12 euro per singolo dipendente contro i 4 delle grandi imprese in media è molto significativo, e l'impatto di queste cose può avere una complessità che insomma richiede costi, richiede strutture, organizzazione, consulenze, insomma muove tutta una serie di cose molto articolate e capaci di cambiare molto la geografia istituzionale e organizzativa dell'Europa. Grazie dunque per questo intervento. Allora, io a questo punto cerco di cambiare, come abbiamo detto, un po' l'ordine delle cose, e diamo subito la parola alla tavola rotonda. Scusandomi sia con la dottoressa Sala Lovisiolo, sia con la dottoressa Guglielmino Nofri e con il dottor Alessandro Deri e con la nostra presidente del Consiglio di indirizzo, Maria Luisa Parmigiani, del ritardo, ma avete capito che abbiamo cercato di dare un overview che poi, alla quale poi seguiranno altri seminari, altri interventi, e le cose sono così complesse, comprimere troppo i tempi poteva essere negativo. Nel salutarvi, perché poi dopo la tavola rotonda riprenderà il dottor Calace e poi chiuderà il nostro professor Stefano Zamboni, il nostro segretario generale, voglio però ricordarvi, e mi è d'obbligo farlo per i doveri istituzionali che nutro nella fondazione di cui sono presidente, che il prossimo incontro nostro sarà, come vi dicevo, il 15 di giugno sulla discussion paper Better Information on Intangibles insieme ad EFRAG e OIC, dalle 3 alle 5, un paio d'ore per trattare di questi temi che sono sempre più incardinati nella nuova direttiva CRSD. Ma avremo altri due incontri che vi preannuncio. Uno sarà il 28 giugno alle 16:30 insieme ad Asso Benefit sulla svolta della governance, temi quindi vicini a quelli che abbiamo trattati, nelle società benefit con il ruolo del responsabile d'impatto. È un tema che sta prendendo molto piede da noi e ci si stanno domandando tante cose, e quindi insieme ad Asso Benefit il 28 di giugno tratteremo della svolta della governance e del ruolo del responsabile d'impatto. E infine abbiamo saputo e potuto portare il tema delle informazioni non finanziarie, no? E quindi che poi si trasmutano in informazioni di sostenibilità, come abbiamo visto tutt'oggi, non solo per finalità informative generali, ma anche per il giudizio di adeguati assetti e per la previsione delle crisi nelle piccole e medie imprese. Quindi le informazioni finanziarie per gli adeguati assetti e la previsione delle crisi. Il 4 luglio 2022 alle 17, dalle 17 alle 19:20, ci sarà un convegno su questo con grandi professionisti, con professori universitari, con giudici della Corte di Cassazione per dibattere di queste cose. Quindi 15 giugno, 28 giugno e 4 luglio sono i nostri nuovi appuntamenti. Vi ringrazio, vi saluto e do la parola, il nostro incontro non è finito, ma cedo la parola alla nostra presidente del Comitato di Indirizzo, Maria Luisa Parmigiani, che guiderà la tavola rotonda. Grazie. Maria Luisa? Ci sei, Maria Luisa? Vediamo se Maria Luisa è rientrata, perché non riusciva a rientrare nel sistema. Bene. Allora, in attesa che arrivi Maria Luisa, non per rubarle il comando, vorrei avviare la tavola rotonda io, per guadagnare un po' di tempo per tutti, e introducendo appunto i tre relatori.
Allora, la prima è i partecipanti, Sara Lovisiolo, la quale, penso sia online, è Head of Group ESG Euronext, è già componente anch'ella della Project Task Force. Nel frattempo è arrivata Maria Luisa, ci senti? Metti il microfono non va, non ci sei. Ci sei? Io ho il microfono. E adesso ci sei, adesso ti do la parola e vai avanti tu. Scusate, ma mi avevate bloccato e questo mi impediva di rientrare. Bene, buongiorno, buona serata a tutti. Purtroppo siamo andati un po' lunghi, quindi a questo punto io invito i gentili panelisti a entrare subito nel merito delle questioni fondamentali che sono quelle che tutti noi ci siamo posti nel momento in cui abbiamo ascoltato la descrizione di standard così complessi. In primo luogo invito Alessandro De Ri, Senior Policy Officer di ESMA, darci una risposta fondamentalmente, nel senso che l'esigenza di uno standard codificato e normato è stato sicuramente in primo luogo richiesta dagli investitori SRI, proprio per l'esigenza di codificare i dati, di poter avere fiducia nei dati, di averli il più possibile comparabili, quindi affidabili, meritevoli della giusta attenzione, quindi nel peso anche dei processi decisionali. Quanto, secondo lei, uno standard così declinato come quello che abbiamo sentito analiticamente raccontare oggi ci aiuterà da questo punto di vista a dare la risposta ad almeno uno degli stakeholder che aveva chiesto a gran voce questa standardizzazione? Prego. Grazie mille per l'invito. Mi fa piacere ritrovare la Fondazione BR e ringrazio in particolare il professor Lai e il professor Zambò per l'invito. E, diciamo che la parola che viene subito alla mente, o comunque che purtroppo viene alla mente, è quella del greenwashing, no? Affrontare questo tema e cercare di contrastarlo è una delle priorità che l'ESMA, l'agenzia europea che rappresento oggi di vigilanza sui mercati finanziari, si è dato per l'orizzonte 2022-2024. Abbiamo pubblicato a inizio anno una roadmap, così l'abbiamo chiamata, sulla finanza sostenibile, e appunto una delle priorità è proprio quella di individuare questo fenomeno del greenwashing e poi capire che misure si possono mettere in atto per affrontarlo e capire chi le debba mettere in atto, cioè se sono necessari cambiamenti legislativi o invece sono sufficienti alcune misure di vigilanza. Da questo punto di vista, ovviamente, il tema della reportistica esterna è centrale. Nel mappare, diciamo, la sustainable investment value chain, quindi la catena del valore degli investimenti sostenibili, gli emittenti hanno il ruolo un po' di motore di tutta la catena, e quindi l'informativa che parte dagli emittenti è quella che poi determina la qualità di tutto il processo di investimento. Quindi questo è necessario diciamo, per inquadrare un po' la questione. Gli standard rispondono a questa necessità. Diciamo, sono costruiti sulla base di uno schema, quello della TCFD, che sembra adatto ad affrontare questo problema, con alcune migliorie rispetto alla TCFD, perché hanno questa visione non solo dei rischi e delle opportunità, ma anche di quella cosiddetta, ne avete sicuramente parlato oggi, della doppia materialità, e quindi di quell'aspetto dell'operatività aziendale che guarda l'esternalità verso i fattori ESG che le aziende generano nel loro operare ordinario. E queste esternalità di fatto sono poi quelle che sono più soggette al greenwashing, perché se mi devo fare bello di un'attività particolarmente virtuosa dirò
che sono un'impresa che faccio poche emissioni, o quelle che faccio le compenso con determinati strumenti, che faccio del bene alle comunità locali, ai collaboratori, eccetera. Quindi è quella, per assurdo, l'area dove c'è più rischio di greenwashing, perché c'è anche da dire che l'area invece dei rischi aziendali, anche legati al clima o alle altre variabili ESG, è quella forse più soggetta a scrutinio oggi, perché ritenuta probabilmente in maniera un po' miope di unico interesse per gli investitori. No, gli investitori, da quello che capiamo, hanno interesse anche alla dimensione delle esternalità. Quindi sicuramente gli standard, nella loro versione draft, che è stata pubblicata adesso per consultazione, hanno questo sguardo alla doppia materialità e quindi sembrano ben posizionati per affrontare questo aspetto diciamo, prevenire il greenwashing sugli impatti. Secondo aspetto che volevo menzionare rapidamente è quello però di farsi la domanda se gli standard siano poi sufficienti in un mondo, standard europei o solo europei, siano sufficienti in un mondo che invece è necessariamente di investimenti che vanno al di là delle frontiere europee. E qui c'è tutto il tema dell'interoperabilità cosiddetta con gli standard internazionali che la fondazione IFRS sta sviluppando, che il GRI ha già sviluppato da anni, e tutti gli altri attori presenti in questo mondo della standardizzazione. C'è da farsi la domanda se e come creare questa interoperabilità, perché ci sono poi due possibili, ci sono due rischi essenzialmente. Il primo è che si crei ulteriore frammentazione nel mercato, dando informativa sulla base di standard diversi. Per quanto in Europa si utilizzerà solo lo standard ISRS, ripeto, a livello internazionale ci sono poi imprese e paesi che utilizzeranno altri standard, quindi aumentare la frammentazione sicuramente non è un obiettivo che dobbiamo farci. Il secondo rischio è quello di confondere gli investitori ulteriormente, perché se io chiamo con lo stesso nome, con la stessa terminologia, cose con una terminologia diversa o con nomi diversi, cose che sono sostanzialmente equivalenti, creo soltanto confusione. Quindi l'attenzione che anche come ESMA cerchiamo di portare per fare in modo che gli standard si sviluppino, vengano finalizzati nel miglior modo possibile, quella è la direzione di creare compatibilità con gli standard internazionali, che non vuol dire che lo standard europeo deve copiare e incollare lo standard internazionale, ma che la collaborazione sia bidirezionale, ma che alla fine si arrivi a soluzioni condivise di terminologia, di indicatori, di anche architettura, perché non è necessario che gli standard internazionali abbiano quattro dimensioni come il TCFD e gli standard europei ne abbiano tre o cinque o due. Quindi è questo, insomma, tema di lavorare sull'interoperabilità è importante per proteggere anche i nostri mercati. Mi fermo qui perché so che siamo un po' in ritardo e vi ringrazio. La ringrazio per il contributo. Sicuramente il tema dell'interoperabilità e nello stesso tempo della presenza impattante di uno standard che in qualche modo diventa obbligatorio per tutte le imprese che insistono sul territorio europeo, modificherà in qualche modo i comportamenti degli analisti e delle società di rating. Chiedo quindi, da questo punto di vista, a Sara Lovisolo portarci il suo punto di vista come Head of Group ESG di Euronext e frequentatrice, insomma, assidua di analisti finanziari e di società di rating. Qual è il suo punto di vista sul tema? Grazie. Io credo che dobbiamo immaginarci uno scenario in cui nel 2025-2026 i vari analisti si troveranno con una quantità di dati e un livello di standardizzazione
notevolmente superiore rispetto alla situazione attuale. Scusatemi, io non riesco a attivare il video, quindi devo essere attivata dalla regia, perché non ho la possibilità di attivare il video. Gli analisti, almeno per quanto riguarda le società, per quanto riguarda i dati relativi alle società, i dati relativi alle società europee, quindi nell'ambito, nello scope della CSRD. Si tratta non soltanto degli analisti delle società di rating, ma immaginiamoci anche analisti che lavorano nelle banche, per esempio, che quindi si relazioneranno con le società non quotate per tenere in considerazione le informazioni di sostenibilità nella loro valutazione del merito di credito, per esempio, rispetto ai prestiti bancari, ma anche per capire le esposizioni della banca ai rischi quella sostenibilità che integrano i rischi finanziari nel momento in cui debbano fare valutazioni prudenziali e quindi valutare, per esempio, i requisiti di capitale. Altri analisti che sono molto importanti saranno anche gli analisti delle banche di investimento, nel momento in cui potranno inserire nelle loro modelli di valutazione, per esempio per le operazioni straordinarie, per le operazioni di M&A, anche questi elementi, sia per quanto riguarda le società quotate, sia per quanto riguarda le grandi società private. E poi gli analisti dei broker, che sono gli analisti cosiddetti sell side, che sono quelli che più frequentemente interagiscono con le società perché devono tradurre i risultati semestrali, i risultati annuali in indicazioni di buy, sell o hold, e ad oggi le società si lamentano che raramente ricevono le loro nel loro investor meeting, nel loro earning calls, domande che riguardano i temi ESG. Quindi questi attori, anche gli analisti delle società di ESG rating, ma anche quelli delle società di credit rating, si troveranno nella posizione di dover usare i dati. Finora la mancanza di dati era considerato il problema, quindi i dati non ci sono, ci piacerebbe, ma non possiamo arrivare a delle conclusioni, oppure usiamo altri canali. Usiamo il canale dell'artificial intelligence, quindi la raccolta di informazioni sulla società, indipendentemente dal fatto che la società faccia reporting oppure no, perché ci sono questi motori di ricerca che leggono tutta la stampa, leggono i social media, quindi raccolgono informazioni sulla società e fanno una valutazione indipendentemente dalla volontà della società di fare reporting. E in altri casi gli analisti hanno dovuto usare stime, quindi basandosi sulla appartenenza di una società a un settore per capire quale possa essere, per esempio, la rilevanza dell'emissione di quell'azienda o il rischio legato ad altre forme, ad altri tecnici. Quindi il fatto che i dati siano potenzialmente più disponibili, più standardizzati, porrà delle questioni. Quindi sarà ancora giustificabile il ricorso all'artificial intelligence o, dato lo sforzo che le aziende faranno per fare reporting sulla base di standard molto precisi, invece bisognerà assolutamente privilegiare le informazioni riportate dalle aziende, che saranno anche informazioni verificate da, quindi potenzialmente molto affidabili. Sarà ancora pensabile utilizzare appunto le informazioni distribuite e l'attività di appunto screening del web, dei social media, per raccogliere informazioni sulle aziende di cui le aziende non sono consapevoli? Sono domande a cui non possiamo dare una risposta, ma di sicuro tornerà in auge, dal mio punto di vista, credo,
il reporting diretto dalle aziende, controllato dalle aziende come fonte primaria per le analisi che incorporano elementi di sostenibilità e in alcuni casi sarà difficile esimersi dall'utilizzare queste informazioni che poi saranno anche più facilmente riconducibili e confrontabili con quelle finanziarie dall'assunzione di decisioni per quanto riguarda la fornitura di capitale. Per cui in contemporanea sarà importante che vengano sviluppati modelli di analisi da parte degli analisti che tengano sistematicamente in considerazione questa messa di nuovi dati che confrontabili che sarà anche resa disponibile attraverso l'ESAP, quindi lo European Single Access Point per i dati, e quindi saranno anche i dati, come dire, gratuiti e facilmente accessibili. Grazie, molto condivisibile la riflessione, molto interessante soprattutto per chi come me fa il mestiere faticoso di produrre questa reportistica, e quindi giustamente l'idea che possa tornare ad essere centrale nella relazione con chi poi studia l'impresa, la valuta, l'analizza, è sicuramente un elemento che, come dire, risarcisce della fatica che sarà dover rispondere alle richieste di questo nuovo standard. Per l'ultimo intervento chiedo a Guglielmina Onofri di Consob quanto questo nuovo standard invece modificherà l'azione di controllo che la Consob ha sviluppato, sta sviluppando e svilupperà nei confronti dei report non finanziari, dei report di sostenibilità. Innanzitutto anch'io mi associo ai ringraziamenti per l'organizzazione del convegno, che veramente ha sfidato il tempo nel rappresentare in un arco veramente limitato questi standard, che sono numerosi e sono veramente complessi, ma ritengo che sia veramente un'iniziativa meritevole, perché è necessario adesso iniziare ad approfondire questi standard, perché saranno applicati da qui a breve. Come autorità di vigilanza ricordo, insomma, che la Consob, oltre ad avere una responsabilità nella verifica delle informazioni finanziarie, è anche stata chiamata dal legislatore italiano a fare delle verifiche su quelle che sono le dichiarazioni non finanziarie. L'attuale proposta di direttiva peraltro estende anche il novero dei soggetti che saranno tenuti ed obbligati a redigere questo tipo di rendicontazione, non più rendicontazione definita non finanziaria ma di sostenibilità. Peraltro ricordo che la direttiva non definisce esattamente, soprattutto per le società non quotate, che ricadono però in questi obblighi, qual è l'autorità di vigilanza che sarà chiamata a fare questo tipo di verifiche. Quindi anche su questo tema probabilmente a livello europeo potrebbero essere prese decisioni forse non coerenti, non coerenti quantomeno con quella italiana. Visto anche i tempi, mi volevo soffermare soltanto su due punti che sono stati peraltro citati molte volte nel corso anche di queste ultime presentazioni. Uno è il tema che è stato introdotto dal dottor Tezzon peraltro all'inizio, quando ha sottolineato uno dei temi che si possono porre da qui anche in futuro, è quello dell'interconnessione tra le informazioni finanziarie e le informazioni non finanziarie. Ovviamente come Consob, avendo la responsabilità e la vigilanza su entrambe, per noi questo è sicuramente un osservatorio privilegiato e molto importante nel cercare di capire come queste informazioni possono viaggiare e come possono, diciamo così, interagire tra loro. Però su questo punto volevo richiamare, è stato, diciamo così, citato molte volte il tema della doppia materialità, quindi la materialità di impatto ma anche la materialità finanziaria, perché ha un impatto su queste valutazioni. Perché dico questo? Perché andando a leggere la definizione della materialità finanziaria riportata negli standard, nelle bozze degli standard EFRAG, viene definita come materialità finanziaria
quella misura dei rischi e di opportunità che influenzano, sono suscettibili di influenzare i futuri flussi di cassa e quindi il valore dell'impresa nel breve, medio e lungo periodo, ma che non sono catturati e non lo sono in modo completo dal financial reporting alla data di reporting. Quindi qui lo standard EFRAG sembra fare una completa separazione, quantomeno a questi fini, della definizione di materialità finanziaria a fini del reporting di sostenibilità al concetto invece di materialità finanziaria utilizzato per redigere le informazioni finanziarie. Ovviamente non è facile definire un confine tra, tra queste due tipologie di materialità finanziaria viste in un'ottica rispetto che in un'altra ottica, perché dire, sono concetti abbastanza, diciamo così, non così chiaramente definiti. Peraltro c'è anche l'altro aspetto da considerare, che qui si parla di materialità finanziaria nel breve, medio e lungo periodo, quindi l'altro punto che sarà necessario anche approfondire, come si misurerà questa materialità finanziaria, perché nel breve o da qui a 12 mesi sicuramente abbiamo gli standard contabili. Per quanto riguarda una misurazione ovviamente che va al di là di quello che può essere il breve, quindi il medio e il lungo periodo, avremo un ulteriore, diciamo così, aspetto da valutare attentamente di come si riuscirà a misurare questo tipo di materialità in questi report di sostenibilità. Quindi questo, tra i vari problemi che sono stati menzionati con riferimento alla doppia materialità, questo è un altro che sicuramente dovremmo cercare di approfondire e dovremmo chiarire. Forse saranno necessarie delle indicazioni ulteriori, però sicuramente è un aspetto rilevante. Un secondo punto di cui volevo accennare è la standardizzazione, no? Gli standard EFRAG sicuramente hanno un impatto molto importante, è stato citato da ultimo sia da Alessandro Deri che la dottoressa Lovisolo. C'è il problema ovviamente dell'interoperabilità, il fatto della standardizzazione che può sicuramente migliorare anche la modalità con la quale questi dati vengono esaminati. È da sottolineare però un aspetto che peraltro è stato citato all'inizio dalla dottoressa Del Prete, dove una delle domande che sono poste adesso in consultazione è anche quello di valutare e definire se ci sono parti degli attuali standard che possono essere oggetto di posticipo, nel senso di non applicazione tutta immediata, anche perché lo abbiamo visto oggi, gli standard sono veramente complessi. Quindi affrontare nel giro di poco una mole di informazioni così elevata, lo è sicuramente per i preparers, perché si dovranno trovare, no, di fronte a questi standard che dovranno capire e recepire, peraltro standard che sia a partire dalla proposta di direttiva, ma gli stessi standard, come è stato illustrato, danno anche degli obblighi di disclosure, che in alcuni casi c'è anche una presunzione di materialità, quindi difficilmente possono essere poi in qualche modo derogati. Quindi qui uno dei temi anche da approfondire e che potrebbe essere oggetto sicuramente di consultazioni, di risposta alla consultazione, è valutare se è necessario operare con un criterio di proporzionalità, cioè cercare di introdurre a parte di standard adesso subito essenziali e valutare se è opportuno rinviare al futuro una parte di questi standard, perché l'eccesso di informazione, noi l'abbiamo sperimentato e verificata anche per quanto riguarda l'informazione finanziaria, l'eccesso di informazione o la non comprensione dell'informazione sicuramente può portare anche, diciamo così, ad una non chiara lettura di quelle che poi sono le informazioni che gli emittenti saranno chiamati a dare al mercato, anche perché ricordo che la direttiva estenderà molto l'ambito di applicazione a soggetti che al momento non hanno ancora intrapreso un processo di avvicinamento a questo mondo di sostenibilità. Noi abbiamo visto l'esperienza in questi anni delle società che si sono affacciati al mondo delle dichiarazioni non finanziarie, che sicuramente hanno intrapreso un percorso che ha necessitato
di un tempo, no, di comprensione e anche di acquisizione di informazioni che sono necessarie al fine di rispondere poi alle richieste dello standard. Quindi anche questo aspetto credo che sia un aspetto meritevole di attenzione, perché la standardizzazione è sicuramente molto importante, però in questa prima fase qualche valutazione se è possibile adottare un approccio più progressivo e proporzionale forse potrebbe avere anche dei benefici ulteriori. Finisco, visto il tempo, e grazie ancora per la possibilità di aver partecipato. Grazie mille. Grazie a lei, dottoressa. Sicuramente il tema della doppia materialità è tra le sfide che si pongono, quella che più fa interrogarsi tra di loro gli esperti di questi temi, perché la declinazione puntuale sarà poi la chiave di volta dell'efficacia e dell'efficienza dell'intero standard nella correlazione tra le parti di natura bilancistica e la sostenibilità, e quindi sicuramente avremo, come dire, bisogno di innovare e di declinare al meglio questi aspetti. Io ringrazio tutti gli ospiti della tavola rotonda per la puntualità e l'importanza dei loro contributi, che sono riusciti a fornire in poco tempo degli insight interessanti rispetto alla descrizione dello standard che c'era stata fornita. E passo la parola al segretario generale Stefano Zambon per avviarsi verso le conclusioni del seminario di oggi. Grazie a tutti. Grazie mille Maria Luisa Parmigiani, nostro amato presidente del Consiglio di indirizzo. Grazie a dottoressa Lovisolo, a dottoressa Onofri, a Alessandro Deri, ci hanno apportato un contributo molto importante. Noi siamo un po' in ritardo, lo sappiamo, però vi sarete resi conto da solo dell'importanza, della voluminosità di tutto ciò. Però ciò nonostante ci manca un tema che secondo me in parte potrebbe rispondere ad alcuni grandi quesiti che sono stati posti, e vorrei in particolare il problema della l'opportunità della digitalizzazione. Allora vorrei condividere alcune riflessioni finali con il dottor Donato Carace, che è membro dell'OIBR, oltre che membro dell'Expert Working Group dell'EFRAG, oltre che a lavorare per Datamaran, ma questo è secondario. E ringrazio Donato se ci considera, ci aiuta un po' a capire, ma la digitalizzazione, insomma, qualche considerazione a che punto siamo con la digitalizzazione dell'informativa di sostenibilità europea. E poi riprendo la parola per i saluti finali. Grazie Donato. Grazie Stefano, grazie alla Fondazione per l'invito. È stato un webinar, anche se definirlo solo webinar secondo me è riduttivo, molto molto interessante. Sarò breve per quanto riguarda digitalizzazione e struttura del report, che diciamo, sono i temi che sto affrontando nell'Expert Working Group, quindi adesso condivido il mio schermo. Eccoci qui, benissimo. Dunque, per quanto riguarda la struttura del report, poi alla fine si è parlato tanto di l'ambizione degli standard, eccetera, secondo me visualizzarli un po' nella struttura del report e come possono essere digitalizzati diventa poi anche un po' la prova su strada di tutto questo. Tra l'altro penso che abbiate visto, se non l'avete visto, EFRAG ha anche fatto una call per, diciamo, tester degli standard, quindi delle cavie che veramente ci metteranno a lavorare per cercare di operazionalizzare e rendere in pratica tutto questo. Dunque, prima di parlare di digitalizzazione bisogna necessariamente parlare della struttura, diciamo che vanno a braccetto le due cose. Quindi dove siamo arrivati con la struttura? Allora, innanzitutto dove troviamo le indicazioni sulla struttura dei report di sostenibilità in questo caso?
è racchiusa negli standard ESRS 1, 1 e 2. Il termine report di sostenibilità non è più tecnicamente corretto, nel senso che il termine che abbiamo utilizzato negli standard sono sustainability statements, che andranno a finire, come vedremo tra un istante, all'interno del management report. E beh, molti altri relatori oggi si sono anche, diciamo, espressi sui rischi di duplicazione di contenuti che sono già altrove nel management report, e questo è uno dei temi fondamentali, diciamo, della struttura. Ovviamente, e questo conferma la centralità dell'analisi di materialità, tutti questi disclosure requirements sono presunti materiali, a meno che con la materiality assessment viene dimostrato che non c'è sufficiente evidenza di doppia materialità e quindi non c'è necessità di riportare. Come vedrete tra un secondo, c'è una sezione a parte che si riferisce alle disclosure richieste dall'articolo 8 della Taxonomy Regulation. I titoli e la nomenclatura dei paragrafi sono standardizzati, che magari questo ci porterà un po' di limitazioni in termini di fantasia, però renderà molto più facile l'analisi automatica dei documenti in questo senso. E dopodiché vedremo un caso di incorporation by reference, cioè la possibilità di riportare certi SRS in altre sezioni del management report, proprio per evitare quel fenomeno di duplicazione. Quindi adesso vediamo un po' come l'architettura. Questo è nell'ipotesi di una singola sezione all'interno del management report. In realtà ci sono altre due ipotesi di struttura che però a quanto pare sono meno preferite, quindi ci stiamo veramente focalizzando su questa singola sezione. Come vedete è molto semplice, segue semplicemente uno schema con informazioni generali, dove ci sono essenzialmente le disclosure che riguardano i cross-cutting standards, quindi SRS 1, SRS 2. In più qui va anche tutta la parte di disclosure che deriva dall'application guidance degli standard topici. E quindi facciamo un esempio. SRS 2 ha certi disclosure requirements per quanto riguarda il materiality assessment, dopodiché ogni standard topico, tipo climate change, ha dell'application guidance che riguarda il materiality assessment del climate change. Al momento quelle disclosure riguardanti quell'application guidance vanno di nuovo in General Information 1. E questo meccanismo potrebbe essere un po' astruso, complicato. Dopodiché, seconda parte riguarda environmental information, c'è una parte, una sezione separata, come abbiamo visto, per le disclosure dell'articolo 8 della tassonomia, dopodiché social information e governance information. Quindi è abbastanza chiaro e semplice in questo senso. Questo è un esempio di incorporation by reference in cui essenzialmente nel management report c'è una sezione che già copre uno degli standards e quindi lì si può fare un riferimento, come vedete qui, a quella sezione, quindi evitare di duplicare il contenuto. Ovviamente la struttura in questo senso va a braccetto con l'opportunità di digitalizzare. A che punto siamo con la digitalizzazione? È stato creato un report illustrativo che è già stato taggato con linguaggio IXPRL, però questo report non è ancora stato divulgato, perché ci sono alcuni aggiustamenti da fare. Questo che cosa significa? Che una tassonomia, che non è la tassonomia, è il termine tecnico del linguaggio XBRL. Purtroppo ci sono anche queste sovrapposizioni di termini, ma chi ha familiarità con XBRL sa che è basato su tassonomie. La tassonomia per SRS E1 è stata creata, è in draft, quindi esiste, è stata applicata su un primo report, e questo report si spera verrà reso pubblico in modo tale che si abbia un'idea un po' più tangibile di che cosa significa effettivamente scrivere report
utilizzando questo linguaggio, o comunque taggando con questo linguaggio. Vi voglio dare, per concludere, un esempio un po' concreto, anche se è basato su disclosure di tipo finanziario, però non importa in questo momento, l'idea è quella di farvi vedere un po' come funziona. Ok, ecco qui, questo è un esempio di un report che è stato scritto e taggato con IXBRL, quindi si presenta come un report normale, però in aggiunta le sezioni sono cliccabili, e quindi qui si possono vedere quando ci sono le varie voci a che concetti si riferiscono, quindi in questo caso sono concetti IFRS con una descrizione e vari tag con meta informazioni. Quindi questo rende le informazioni molto più digeribili. Ovviamente per la lettura umana probabilmente ci interessa relativamente andare a vedere queste sezioni, però queste sono tutte informazioni che possono essere digitalizzate più facilmente, e quindi queste informazioni e le specifiche sezioni taggate possono essere estratte con molta più facilità. Non stavo condividendo, ecco qui. Quindi qui potete vedere l'esempio di un bilancio che è taggato di nuovo. Questo è un bilancio consolidato finanziario, quindi non stiamo parlando di un bilancio di sostenibilità, però qui potete vedere le varie sezioni con le informazioni. E l'idea è di avere l'equivalente anche non solo per la parte IFRS, che è già obbligatoria sotto ESEF, ma anche per la parte di Sustainability Statements. Mi fermo qui e passo di nuovo a te, Stefano. Grazie mille, Donato, per questa incursione nel mondo della tecnologia, che però, non dimentichiamoci, sarà dominante nella prossima, per l'applicazione di questi nuovi set di standard. Ora, io ho il compito un po' ingrato per certi aspetti di dover fare una specie di sintesi con dei saluti finali. Evidentemente la cosa non è semplice. Fatemi offrire qualche considerazione. Il primo è il fatto che ci fa piacere come Fondazione UBR poter in qualche modo avere offerto al contesto italiano tre seminari con tre standard setter fondamentali a livello internazionale ed europeo in meno di un mese. Questa webinar series sul quadro di riferimento della standardizzazione nel report di sostenibilità è iniziato il 9 maggio con la Fondazione IFRS, proseguito il 23 con il GRI e finisce, come dire, in gloria con gli standard, la bozza degli standard dell'EFRA, che chiaramente cambieranno moltissimo il quadro europeo. Quindi siamo molto contenti di aver potuto offrire, se riusciti ad offrire, questa serie di riflessioni e di considerazioni a un contesto che ovviamente è anche preoccupato, come diceva certamente il nostro presidente professor Lai. Certamente abbiamo ricevuto anche molte domande durante la chat, che terremo buone per i prossimi webinar e per la risposta che OIBR vorrebbe anche che fosse la più collettiva possibile all'EFRAG, perché evidentemente l'OIBR, come diceva il professor Lai, si offre come hub per ricevere commenti, informazioni, considerazioni, fra cui appunto anche oggi abbiamo visto una serie di commenti interessanti, per poi, come dire, impacchettarli assieme e proporli all'EFRA. C'è ovviamente questo seminario che sicuramente ha rischio di mal di testa, questo siamo d'accordo, ma io credo, come ha detto anche la dottoressa Onofri poco fa, che la materia è gigantesca. Cioè, in realtà stiamo parlando di un set di standard di grandissima volume, di grandissima importanza, teso a cambiare sicuramente anche i comportamenti delle imprese, non solo quelle grandissime. Come abbiamo detto altre volte, è una rivoluzione in atto attraverso la rendicontazione. Questa è l'impressione che abbiamo all'OIBR. Cioè, la rendicontazione come leva, come strumento per cambiare poi
i comportamenti dei soggetti imprenditoriali e organizzativi. È chiaro che si tratta, come diceva giustamente anche il dottor Tezzon, di una strana situazione dove sostanzialmente la normativa di primo livello non è ancora uscita e dove già la normativa di secondo livello è già molto avanzata. Questo si spiega ovviamente per ragioni politiche, interessi importanti di carattere, no, del Green Deal e in generale una visione politica dell'Europa che vuole diventare il continente, no, dominante, battistrada su queste tematiche verdi e di impatto sociale e di eguaglianze sociali. Questo crea una situazione molto interessante in cui tutti fanno riferimento alla direttiva, però la direttiva ancora, come sappiamo, non è fuori, e poi la direttiva avrà bisogno evidentemente di un atto, di un decreto legislativo, comunque degli atti parlamentari per il suo recepimento. I temi sono moltissimi, cito tanto per rinfrescarci la memoria, la doppia materialità, citata appunto un attimo fa anche la dottoressa Onofri, il concetto da approfondire. A fine mese uscirà questo discussion, questo position paper dell'OIBR sull'operazionalizzazione della materialità, speriamo che possa essere di grande aiuto o almeno un po' di aiuto. Certamente ci sono altre domande più tecniche, non lo so, cioè la capacità di mettere assieme tutte queste informazioni. Certo, la possibilità forse che è accennata pochi minuti fa di posticipare alcuni standard o almeno l'entrata in vigore di certi standard. Peraltro dalle informazioni che abbiamo all'OIBR sembra che la direttiva imporrà il nuovo report di sostenibilità a partire dal 2024. Quindi già la direttiva, quindi vuol dire i primi report di sostenibilità europei secondo gli standard EFRA dovrebbero uscire all'inizio del 2025, quindi già dovrebbe esserci un posticipo, ma ovviamente finché non lo si vede non siamo sicuri. Certamente c'è questa un'altra cosa che è stata sottolineata, è il fatto di lavorare per forward looking information, cioè farsi degli obiettivi di sostenibilità, inserirli in un rendiconto di sostenibilità. Anche questo mi sembra, oltre alla doppia materialità, un tema non banale, perché comporta un diverso modo operativo di implementazione di tutte queste materie. I tempi, abbiamo detto, di applicazione sono sicuramente relativamente stretti, comunque probabilmente ci sarà un anno concesso in più dalla direttiva. Una cosa molto interessante, che è un commento che abbiamo visto in chat, è la discordanza negli orizzonti temporali. Se viene inserito il report di sostenibilità, per sua natura, tende a avere una prospettiva di breve, medio e lungo termine. Il bilancio, invece, ricordo che la relazione sulla gestione è a corredo tecnicamente del bilancio, almeno in Italia, però insomma il bilancio ha ovviamente una prospettiva molto più breve, molto più centrata sul breve medio più che sul medio lungo. Quindi c'è una tragedia degli orizzonti, come l'ha definita Mark Cairns, ex governatore della Banca d'Inghilterra, perché ovviamente gli orizzonti non coincidono, gli orizzonti non solo di rendicontazione, ma anche gli orizzonti a volte imprenditoriali. Un'altra cosa importante è la relazione sulla gestione, che in questo momento fa, ripeto, in Italia è fuori del bilancio, è a corredo del bilancio, tecnicamente, secondo il codice civile. Quindi è chiaro che invece l'importanza diventerà un'importanza sempre più centrale di questo documento, della relazione sulla gestione, rispetto anche a altri documenti che magari hanno sempre riscosso maggiore attenzione. Quindi questo non è nuovo nelle grandissime, ma sicuramente sarà un fenomeno nuovo per le medie e forse anche per le piccole. Il legame, la connettività, citata sia dal dottor Tezzon che dalla dottoressa Onofri, rispetto tra bilanci, quindi numeri economico-finanziari, informativa economico-finanziaria e sostenibilità, è un tema veramente importante. In questo momento dentro la fondazione IFRS proprio stanno creando un nucleo di persone che si occupi proprio della connettività fra questi due set di informazioni, che ovviamente devono parlarsi e non avrebbe nessun senso. La digitalizzazione, che ci ha appena citato il dottor Calace, ci ha appena introdotto, e con la creazione di un punto di accesso unico
uno standard, diciamo, di presentazione digitale e un punto di accesso unico, European Single Access Point, ovviamente favoriranno molto questi processi di utilizzo delle informazioni su base digitale. Certo è che comunque la connettività dell'informazione economico-finanziaria e dell'informazione di sostenibilità è per certi aspetti molto da costruire, e tanto è vero che l'IFRS Foundation se ne sta occupando in maniera, non credo abbiano trovato la soluzione, anche per la soluzione estremamente complessa ci vorrà il suo tempo. Fra l'altro, una cosa che mi viene da domandarmi, io così come studioso un po' dell'area, ma il report integrato in tutto questo, c'entra o non c'entra, sarà compatibile? Molte imprese italiane già producono degli ottimi report integrati, molti a livello europeo, il report integrato è sicuramente una formula molto diffusa di reporting, di rendicontazione, di sostenibilità avanzata, no? Centrata sulla creazione di valore. Non mi è chiarissimo al momento, ma non credo di essere l'unico, che fine farà, per così dire, l'integrated reporting. Un ultimo tema importante su cui vorrei chiudere, un tema citato sia dal dottor Tezzone, ma anche dal dottor Deri, dal suo punto di vista dell'ESMA, quello dell'intero, e ovviamente da Chiara Del Prete, questo sa va sans rien dire, l'interoperabilità tra gli standard. Cioè, il problema sostanzialmente è che ci possono essere imprese, citato anche da Gianluca Manca prima, imprese anche relativamente piccole, che devono lavorare in Europa, sono sottoposte alla direttiva, quindi standard EFRAG, però lavorano con posti dove si applica magari gli standard, gli SSB, quelli della fondazione IFRS, e magari hanno anche rapporti con gli statunitensi. Insomma, voglio dire, non è difficile immaginare uno scenario. Ora, il problema è che a volte su questo termine, su questa tematica, che ovviamente è molto importante dal punto di vista geopolitico, come potete ben immaginare, parlando persone adulte e vaccinate, come si diceva una volta, è evidente che parlare di identità, compatibilità, conformità, insomma, usare ciascuno di queste espressioni, sicuramente mi sto dimenticando qualcun'altra, ha delle importanti implicazioni, no, sul fatto che di rapporti tra gli standard. Cioè, è evidente che l'Europa ha una normativa socioambientale di governance molto evoluta, più evoluta probabilmente degli altri, forse possiamo dirlo, e quindi ovviamente rivendica un ruolo da battistrada su queste tematiche. Ora, il fatto però di avere degli standard che risultino poco compatibili, faccio un'ipotesi, con gli standard ISSB, l'impostazione TCFD, quella della Task Force della Financial Stability Board, può creare indubbiamente delle tensioni. Nessuno vuole il doppio reporting di sostenibilità, ci manca anche questo, ma certamente è un tema da approfondire, forse la digitalizzazione in parte qualche cosa ci può dare una mano, in parte ovviamente c'è tutto un problema di doppia materialità rispetto a materialità singola, materialità finanziaria, quella delle fondazioni IFRS, quella di cui ci hanno parlato il 9 maggio scorso, e quindi da questo punto di vista sicuramente sono temi ancora molto importanti, ancora da approfondire e su cui bisogna cercare di capire. Chiudo infine con un pensiero alle piccole e medie imprese, quanto ci aveva detto il dottor Manca prima, e l'esigenza che le piccole e medie imprese si comincino ad attrezzare su queste, almeno mentalmente, perché questo non vuol dire che le piccole e medie non siano già attrezzate in molti casi, per carità. Però è anche vero che quelli che non sono soggetti agli standard europei, sotto i 250 addetti, dipendenti, che standard dovranno usare? Useranno gli standard? Di riffa o di raffa si direbbe, comunque la pressione dei mercati finanziari, di finanziatori, di istituti bancari, in generale istituti finanziari, sicuramente porterà l'appartenenza a una catena di fornitura, porteranno ciascuno, no, col suo pezzo, una pressione verso questo tipo di informazioni, anche per le piccole e medie. Allora, ha senso parlare di standard per le piccole e medie, nel senso che le sta facendo l'EFRAG? Vogliamo farli noi come italiani? Esistono quelli del GRI? Ecco, sono tutte tematiche, mi spiace non avere molte risposte, ma in realtà sto sollevando più che domande che risposte. Direi che ora, a questo punto, con solo 38 minuti di ritardo, di chiudere. Io vi ringrazio moltissimo della pazienza, sicuramente è un webinar molto corposo, le tematiche lo sono di per sé,
E ovviamente è solamente un arrivederci, per, io spero vivamente dal punto di vista della Fondazione, alle prossimi avvenimenti. Ne abbiamo uno, abbiamo detto, il 15 di giugno sugli intangibili insieme all'EFRA e all'OIC, ne abbiamo un altro sulle benefit a fine mese il 28, il 4 si parliamo di previsione delle insolvenze con le informazioni non finanziarie e gli adeguati assetti, ma soprattutto ancora di più riprenderemo queste tematiche da settembre-ottobre con la direttiva speriamo fuori. E a questo punto cominceremo sempre di più a fare le analisi, i carotaggi, le analisi, no, di verticali sulle varie tematiche. Con questo direi posso chiudere. Grazie a tutte e a tutti i panelist e a voi che avete avuto la pazienza di seguirci fino adesso. Grazie ancora. A presto.